Buonasera a tutti, non aspettiamo il quarto d'ora accademico perché abbiamo delle esigenze di orari in un pomeriggio intenso come saranno gli altri. Già c'è stata una mattinata, ma adesso il professor Francesco Giansanti ci riferirà anche per collegarci un po' a tutto l'evento di questa fiera al lavoro, questo evento regionale con le tre università, ovviamente sotto l'egida della Regione Abruzzo, le tre università abruzzesi e il Gran Sasso Institute, il GSSI, questo evento regionale per l'incontro tra laureati ed imprese. E io sono Angelo De Nicola, ho l'onore di moderare questa sessione, quella successiva, e ci sarò anche domani mattina purtroppo per voi. Mi fa molto piacere che l'università e che il nostro rettore mi abbia invitato a confrontarmi, e diciamo terrò un ruolo che vuole essere quello di trade union, non soltanto con gli studenti presenti, sono solo in presenza mi pare professore, no? Non sono collegati in diretta, tra l'altro è iniziata anche la traduzione nella lingua dei segni e ringraziamo l'operatrice che ci sta traducendo. Dicevo, cercherò di fare la trade union proprio come diciamo rappresentante dell'opinione pubblica, della società extra università e extra mondo politico imprenditoriale, proprio per cercare di tradurre tutto quello che si vuole fare in questo eccezionale sforzo che le tre università, dicevo, le tre università più Gran Sasso Institute e sotto l'egida della regione stanno facendo di ragionare, di approfondire, di trovare anche forse un bandolo della matassa anche alla luce del momento difficile che abbiamo passato, che speriamo di lasciarci alle spalle il più presto possibile, ma che comunque condizionerà la nostra economia a lungo. Dicevo che abbiamo l'onore della presenza del rettore Edoardo Alesse, del rettore dell'Università dell'Aquila, che devo dire ho convinto a rimanere perché era giusto così, non era previsto un suo saluto, ma visto che è l'evento iniziale rispetto all'introduzione che c'è stata questa mattina, di cui appunto vi dirà il professor Giansanti, io vorrei dare al rettore la parola per un saluto istituzionale ringraziandolo della presenza e dell'onore che ci ha fatto venirci a salutare. Prego, dottor professor Alesse. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti coloro che sono in presenza, benvenuti e saluti cari anche coloro che sono a distanza, intendo Domenico, Mario e Daniela. Un grazie di cuore ad Angelo che vuole moderarci e che è sempre presente nelle iniziative dell'Ateneo quando viene richiesto, e un grazie a Francesco e a Francesca che fanno parte di questa organizzazione efficiente ed efficace che ci consente di raggiungere gli studenti del nostro Ateneo che hanno necessità di avere in qualche modo un'agevolazione attraverso un'azione di placement per accedere al mondo del lavoro. Ho già avuto modo di ringraziare la Regione Abruzzo e l'assessore Quaresimali che hanno voluto farsi promotori in solido di questa iniziativa, e questo non è sempre scontato ed è un atteggiamento ben augurante perché testimonia un interesse dell'ente regionale per la cultura e per la promozione dell'impiego giovanile. Che dire, è un programma ambizioso, è un programma molto ben studiato. Se voi vedete ciò che avverrà in quest'aula tra oggi e domani, capirete che vanno a intercettarsi alcuni aspetti fondamentali del futuro di questa nazione. Si parlerà oggi di nuovi scenari economico-produttivi relativamente al mondo del lavoro. Non so se avete idee, ragazzi, ma nessuno di voi probabilmente si occuperà delle vecchie professioni che hanno fatto i vostri genitori. Molti di voi dovranno fare professioni nuove, alcune delle quali ancora non esistono, che dobbiamo inventare per intercettare le esigenze del futuro su scala globale. Non sarà più un problema di Abruzzo, d'Italia, ma sarà un problema di Europa e di universo mondo, e lì dovremo collocare le nostre azioni. Ma parleremo anche di altri argomenti. A seguire ci sarà il tema della sostenibilità e transizione ecologica, che va a raccordarsi con una delle azioni più importanti del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza, che è appunto la transizione ecologica, che per il tramite del ministro Cingolani dovrà investire una quantità enorme di denaro per migliorare le performance in tema di sostenibilità. E poi domani di lavoro dignitoso e crescita economica, quindi attenzione all'aspetto, come dire, inclusivo, rappresentativo delle minoranze, che deve essere sempre insito, diciamo, in un'idea di efficientamento del mondo del lavoro.
e alle politiche attive delle pari opportunità. Infine, e questa è cosa a cui dobbiamo dare la massima attenzione, le politiche attive verso i giovani e i soggetti svantaggiati. Questo Ateneo, per mezzo del piano strategico del Rettore, si è impegnato a svolgere una serie di azioni importanti per abbattere le differenze, le varie differenze, da quella di genere a quelle di salute, diciamo, che esistono tra le varie componenti dell'Ateneo, e speriamo di poter in tempi ragionevoli dare risposte reali a coloro che se le aspettano. Quello del placement è un tema importante, perché molto spesso ci si iscrive all'università, si compie un percorso di studio, a volte magari non si intercetta la vocazione più adatta e quindi poi ci si imbatte in difficoltà nel momento di dover spendere nel mondo del lavoro il titolo di studio conseguito. Noi vogliamo venirvi incontro in questa azione, orientandovi al meglio possibile nella scelta dello studio, sia in entrata che poi in uscita. E non è cosa facile, dicevo quando abbiamo fatto la conferenza di apertura, che il problema non è per nulla semplice. Noi abbiamo corsi di laurea in cui vi è una overproduzione di laureati che difficilmente poi possono avere una risposta concreta, ma abbiamo poi dei corsi di laurea in cui a partire dal secondo anno vi è una richiesta di immissione del mondo del lavoro smodata, esasperata. Vi sono corsi in cui lo studente del secondo anno riceve 30, mediamente 30 offerte di lavoro, e molto spesso le accoglie, abbandona gli studi, non completa il corso di studio e non si iscrive alla magistrale, deprivando il sistema di un expertise che sarebbe per altri versi necessaria. Quindi la realtà è composita, va analizzata in tutte le sue possibilità, e questo è il compito che noi ci proponiamo di fare e che i miei colleghi con molta energia e con molta competenza si impongono di fare in queste giornate, ma anche con tante altre iniziative che si dipaneranno nel resto dell'anno. Quindi non voglio rubarvi altro tempo, anche perché purtroppo non potrò fermarmi qui con voi, in quanto devo essere tra qualche minuto in un altro luogo, però con molto piacere ho accolto l'invito di Angelo, che mi ha gentilmente chiesto di fare questo mio intervento imprevisto. Non avevo programmato, ma lo faccio con tutta la passione e con tutto l'affetto possibile nei confronti di voi studenti e anche dei colleghi che sono qui. E quindi ciò detto, vi lascio, vi auguro un pomeriggio bello e utile per il vostro futuro. Grazie Rettore. Professor Alessi, che ringraziamo e salutiamo per il suo intervento introduttivo. Diceva il Rettore Alessi, è una iniziativa ambiziosa queste 5 giornate complessive dedicate al tema della occupabilità e all'inserimento inclusivo. Oggi, domani e il 10 ci saranno questi webinar istituzionali e workshop di presentazione aziendali, mentre l'11 e il 12 novembre i colloqui one to one in digitale tra imprese e laureati o laureandi. Dicevamo che stamattina c'è stato il momento introduttivo, sostanzialmente, prima di questo meccanismo del webinar e poi dei colloqui. Il professor Giansanti, che tiene un po' le fila del discorso, ha ovviamente partecipato, e quindi se ci può fare un attimo di introduzione, perché ci fa entrare un po' tutti, anche chi è collegato, soprattutto chi è collegato, nel clima di questa nostra tavola rotonda che sta per cominciare. Prego, professor Giansanti. Grazie della parola e grazie ovviamente per la disponibilità ad averci, ad aver accettato l'invito nella moderazione. Io ovviamente sono noto per dare spesso i numeri e ovviamente non mi sottraggo a questo obbligo. La fiera vede coinvolti i 3 Atenei più il GSSI, ovviamente, per un totale di una quarantina di relatori che in questi 3 giorni si alterneranno per le diverse attività formative dei 3 Atenei, quindi le prime tre giornate. Hanno aderito all'iniziativa 54 aziende. Le aziende che hanno aderito a questa iniziativa hanno tutte profili aperti, quindi è molto probabile che i ragazzi dei 3 Atenei che faranno i colloqui con queste aziende, alla fine della fiera, scusate il gioco di parole, possano uscirne con un contratto in tasca firmato. Quindi questo, ci aspettiamo tutti quanti che questo sia il risultato al quale ambisce la fiera. Abbiamo al momento attuale più di 800 studenti registrati per quello che riguarda il sito Alma Laurea. Sono pervenuti 4.000 curricula e se sono stati prenotati colloqui con le aziende, su un numero preciso è intorno ai 470 colloqui fissati con le aziende. Quindi da questi 470 colloqui ci aspettiamo che buona parte di loro vadano a buon fine, soprattutto per i nostri ragazzi, in modo tale che ovviamente
questo evento abbia portato a un risultato concreto. I primi 3 giorni servono per dare un po' un'anteprima di quello che è il mondo del lavoro e di quelle che potranno essere anche le professioni future che magari al momento attuale i nostri ragazzi non hanno nemmeno idea di che possono essere quelle per le quali magari si potranno dedicare nel futuro. Quindi uno spaccato di quello che potrà essere il loro futuro lavorativo, e appunto l'università non fa altro che il suo dovere, cioè accompagnare i nostri ragazzi da quando hanno preso il diploma a quando firmeranno il contratto di lavoro. Questo è l'auspicio che facciamo e ringrazio ovviamente tutti i relatori che interverranno a questa prima tavola rotonda e i successivi seminari per poter appunto dare uno spaccato su quello che sarà il mondo del lavoro. Cedo la parola al dottor Nicola che ovviamente modererà la sessione. Sì, benissimo. Allora, esaurita la fase introduttiva, entriamo nel merito della tavola rotonda che, come avete visto dal programma, ha il titolo Nuovi scenari economico-produttivi, che cosa cambia per il sociale e l'occupazione, che mi sembra già forse il titolo di un'enciclopedia per, diciamo, essere pratici, quindi cercheremo di sviscerarlo al meglio perché è particolarmente un tema particolarmente complesso, ma diciamo anche, credo anche stimolante, anche negli incontri preparatori che ci sono stati di questo evento c'è stata veramente una partecipazione stimolante anche per chi come me non è, diciamo, nel meccanismo ma lo vede e cerca di raccontarlo come giornalista dall'esterno. Noi abbiamo per la tavola rotonda 3 docenti che interverranno con un intervento introduttivo che adesso sentirete qui in presenza della professoressa Francesca Mandanici, che è referente di Ateneo per la formazione professionale post laurea Ateneo dell'Aquila e per il bilancio sociale di Ateneo, è docente di economia aziendale. Il suo tema di questo intervento, che servirà un po' a tracciare la via, intervento introduttivo, è appunto il cambiamento indotto dalla sostenibilità nelle imprese, pillole di change management e nuove competenze. Le cedo subito la parola per questo suo intervento introduttivo. Prego, le diamo il microfono, eccolo qui. Grazie. Sì, che l'altro però lo prendo io. Ecco qui. Grazie, buongiorno a tutti. Ecco, io volevo portare tutti i presenti, tutti gli studenti, a ragionare sul fatto di avere nuovi scenari economico-produttivi. Bene, pensiamo soltanto che un anno fa l'emergenza in tutte le economie avanzate sembrava essere una sola, quella cioè di stimolare la domanda. Ricordiamo infatti che i consumatori, gli investitori, intimoriti dalla pandemia, incerti, non consumavano e non investivano. Da qui interventi di politica economica concentrati sui cosiddetti incentivi, ricordiamo tutti i bonus per le bici e i monopattini elettrici. Oggi invece la preoccupazione più diffusa fra le imprese si concentra sul lato dell'offerta, quindi cambia lo scenario economico produttivo. Le imprese hanno necessità di garantire continuità ai loro processi produttivi, hanno necessità di assicurarsi degli approvvigionamenti di materie prime, di componenti, in modo tempestivo e in modo economico. Pensiamo oggi che il costo delle materie prime ha avuto dei sobbalzi in alto mostruosi. Anche il costo del trasporto è aumentato tantissimo. Le imprese richiedono anche manodopera specializzata e fanno fatica a trovare personale competente in merito. Ecco quindi che colli di bottiglia, ritardi, rischiano di inceppare molte filiere produttive che sono sempre più globalizzate. E qui vorrei porre una domanda agli studenti. Secondo voi questo fenomeno è un qualcosa di contingente? Ecco, possiamo dire che sicuramente la pandemia da coronavirus è stata una delle principali cause di un grande cambiamento a livello sia economico che sociale. Ricordiamo infatti il grande cambiamento degli acquisti online. Ricordiamo le consegne just in time dei supermercati. Pensiamo allo smart working e a tutte le riunioni di gruppi di lavoro
su piattaforme online. Ecco il cambiamento. Ma la pandemia che abbiamo subito non è la sola, non è l'unica fonte di questi grandi cambiamenti. Non possiamo infatti dimenticare un grande fenomeno strutturale che è destinato a provocare dei cambiamenti ancora più grandi. E da qui i termini, le parole chiavi della green economy, della decarbonizzazione, della transizione energetica, dell'economia circolare. Se guardiamo alle generazioni future ci rendiamo conto che queste non potranno utilizzare le nostre stesse risorse e che dovranno subire un cambiamento climatico davvero grande, inopportuno. Ecco allora che tutti gli stati del mondo convergono verso il concetto di green economy. La green economy cos'è? È un'economia che è in grado di produrre benessere individuale ed equità sociale, nel completo rispetto dell'ambiente circostante, quindi salvaguardando il capitale naturale ed anche umano. Da qui ci si è resi conto della necessità di dover contenere, se non azzerare, l'obiettivo è di azzerare entro il 2050, le emissioni di anidride carbonica e di gas serra, il fenomeno della decarbonizzazione. E ci si è resi conto che il comparto dell'energia, la produzione di energia, è di gran lunga il principale responsabile dell'emissione di anidride carbonica in atmosfera. Pertanto, se vogliamo abbassare le emissioni di gas serra e quindi impedire il fenomeno del cambiamento climatico, bisognerà intervenire in modo forte, in modo sostanziale, sul settore dell'energia. Da qui la transizione energetica di cui tutti sentiamo parlare. E quindi il passaggio dall'utilizzo di fonti di energia non rinnovabili, i combustibili fossili, quindi il petrolio, il carbone, il metano, eccetera, a fonti rinnovabili, l'energia solare, l'energia eolica, da qui il fotovoltaico. Un'altra parola chiave che abbiamo citato è l'economia circolare. Anche questa produce e produrrà sempre più dei grandi cambiamenti. L'economia circolare consiste in un sistema economico che è pianificato innanzitutto per ridurre al minimo l'uso delle risorse, delle materie, e poi un sistema volto al riutilizzo, al recupero, al riciclo dei materiali in nuovi cicli produttivi. È quindi un sistema che vuole porre un freno, se non azzerare, il rifiuto. E proprio attraverso processi di recupero e di riciclo si fa sostanzialmente cessare la qualifica ad un componente, ad un materiale di rifiuto. Ecco quindi che nei giorni, oggi e nel futuro cambierà il modo di produrre energia. Si trasformerà quindi il modo di fare industria, di fare impresa. Anche il modo di comunicare da parte di ogni singola impresa il proprio modo di essere sostenibile. E questo richiede grandi, forti investimenti in ricerca e sviluppo, in nuove tecnologie, richiede nuove competenze, nuove professionalità, nuovi saperi, nuovi lavori. E io vorrei porre anche all'attenzione il rapporto Green Italy del 2021, uno studio fatto dalla Fondazione Simbola in collaborazione con Unioncamere. Ecco, dalla lettura di questo rapporto emerge che ben più di 441.000 aziende
nel quinquennio 2016-2020 hanno deciso di investire in tecnologie e in prodotti green. Si tratta circa del 21,4% delle imprese attive totali nell'anno 2020. E si può notare dalla lettura di questo rapporto che nonostante la pandemia gli investimenti in tecnologie e prodotti green non sono venuti meno, perché nell'anno 2019 era il 20,5% delle imprese sul totale effettuava questi investimenti, quindi 20,5-20,4% non si è avuta una battuta d'arresto negli investimenti green. Questo quindi è lo scenario in evoluzione. Si va verso il green, verso la transizione energetica, verso l'economia circolare. Ma dal rapporto Green Italy emergono possono emergere altre considerazioni importanti soprattutto per gli studenti. Si legge in questo rapporto che nel quinquennio 2021-2025 ben il 38% del fabbisogno del lavoro espresso, richiesto dalle imprese, sarà sulle competenze green e quindi circa 1,3-1,4 milioni di occupati sarà nel settore delle competenze green. E la Fondazione Stimbola ha anche stilato un elenco di nuovi lavori, così come emersi dallo studio. Ve ne posso leggere alcuni: l'informatico ambientale, l'esperto del marketing ambientale, l'eco designer, l'esperto in gestione dell'energia, il certificatore della qualità ambientale, l'installatore di impianti di condizionamento a basso impatto ambientale. Vedete, la parola ambiente è sempre presente, gioca un ruolo estremamente importante perché è da lì, dal problema ambientale, che nasce tutto il seguito. Il rapporto Green Italy ci dà anche notizia su quelli che sono i principali ostacoli riscontrati dalle imprese nell'introdurre investimenti green nella propria azienda. E tra queste difficoltà si legge scarsa conoscenza su agevolazioni pubbliche a supporto degli investimenti green. E ecco, qui sicuramente sarà possibile sviluppare una precisa expertise, una nuova professionalità. Un consulente che sia esterno all'impresa o anche una figura interna all'impresa che accompagni l'impresa nella lettura dei bandi pubblici, perché nella maggior parte delle volte gli incentivi statali seguono il percorso di un bando pubblico. Una professionalità nuova quindi che aiuti l'impresa nel partecipare alla gara, che l'accompagni nel percorso dell'investimento fino poi alla rendicontazione degli investimenti effettuati. Nuovi quindi lavori. Ancora da questo rapporto Simbola del 2021 emerge che le difficoltà delle imprese sono quelle di trovare professionalità con competenze green sul mercato del lavoro. Poca flessibilità nelle risorse umane nella decisione di riqualificarsi verso competenze green. Insufficiente know-how e mancanza di competenze green interne. E qui l'università può avere un ruolo molto importante, perché l'università è quel soggetto istituzionale che porta innovazione, aiuta il cambiamento all'interno delle imprese e può soddisfare le esigenze di formazione a tutti i livelli, quindi per le grandi e piccole imprese, per gli enti, per i professionisti, per il neolaureato che vuole introdursi in una realtà, in uno specifico ambito, e anche per il lavoratore senior già impiegato in una realtà produttiva.
Possiamo chiudere, anche perché faremo un altro giro, sì. Sollecitando anche domande, soprattutto da parte degli studenti presenti, sia quelli in presenza che online, perché siamo molto interessati a quelle che sono le vostre curiosità. Mi pare che la professoressa Mandanici abbia inserito una serie di elementi particolarmente interessanti, nuovi lavori, anche questo scenario del prima, cioè stimolare la domanda, sì. E questo scenario dell'oggi, le imprese concentrate invece nell'offerta, che proprio ribalta completamente, io lo dico ovviamente da ignorante, no? Da uomo della strada, ribalta completamente l'ottica dell'economia che abbiamo, sì. Vissuto fino a poco tempo fa. Quindi mi pare che gli elementi introduttivi ci siano tutti. C'è la seconda relazione, chiederei la parola di prendere la parola alla professoressa Daniela Tondini, che è coordinatrice ed è collegata con noi in videoconferenza, che è coordinatrice e membro del comitato scientifico del master di primo livello in servizi e politiche del lavoro, oltre delegata del rettore, parliamo qui dell'Università di Teramo, ai rapporti con le confessioni religiose, delegata all'orientamento in entrata e placement della facoltà di scienze politiche, è referente per la disabilità della facoltà di scienze politiche, oltre ovviamente ad essere docente di matematica. Ecco, professoressa, al di là di un intervento anche qui, in termini generali sul tema che ci siamo posti, lei credo che ci possa fare un quadro preciso, una presentazione precisa dei nuovi master per i nuovi lavori che l'Università di Teramo ha attivato. Le do la parola, professoressa Tondini, se mi sente, credo che sia tutto a posto il collegamento. Grazie. Prego. Buonasera a tutti, intanto grazie per la parola e grazie ovviamente anche per l'invito. E quest'anno per la prima volta presso il nostro Ateneo a Teramo abbiamo pensato di attivare il master di primo livello in servizi e politiche per il lavoro. Questo perché? Proprio per dare la possibilità ai nostri giovani, per aiutarli ad entrare nel mondo del lavoro, perché come si diceva prima, non è solo l'Ateneo in generale, le università italiane non si devono occupare esclusivamente dell'orientamento in entrata, ma anche e soprattutto forse dell'orientamento in uscita, quindi del cosiddetto placement, cercando di accompagnare i nostri giovani anche appunto nel mondo del lavoro. Ed è proprio così che è nata questa esigenza, per dare proprio una risposta a quelle che ci sono sembrate le necessità manifestate da parte di alcuni enti ed organizzazioni nazionali che sono incentrati soprattutto nell'ambito delle imprese, proprio perché loro hanno manifestato questa grande necessità di reperire profili professionali che siano in grado di dialogare sempre in maniera costruttiva con tutti quegli attori chiave del mondo del lavoro nel campo proprio dei servizi e delle politiche del lavoro. È proprio in quest'ottica che si vuol collocare il nostro master, un master che ha sostanzialmente alcune peculiarità. Prima fra tutte è uno dei pochi master interfacoltà, quindi la facoltà capofila e scienze politiche in collaborazione con la facoltà di scienze della comunicazione, sempre dell'Ateneo Teramano, e inoltre è anche un master inter-Ateneo, in quanto è nata in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma 3. E poi
poi è stato anche realizzato in partnership con tutte le agenzie datoriali, Confartigianato, CNA, Confcommercio, Confesercenti, Fondazione dei Consulenti del Lavoro e Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia. L'obiettivo del master qual è? È quello di formare proprio profili professionali che siano in grado di supportare le imprese, le organizzazioni datoriali, il sistema della formazione e tutti gli attori del mondo del lavoro nella lettura anticipata di bisogni complessi. E inoltre figure professionali capaci di concorrere, ovviamente in sinergia sempre con le reti territoriali, alla costruzione di piani di intervento strutturati. E infine figure professionali in grado di confrontarsi con il sistema pubblico dei servizi, con l'obiettivo di contribuire alla modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro. La didattica è costituita sostanzialmente da 200 ore di formazione frontale, 1175 ore di didattica alternativa stage e 125 ore di project work. Il fulcro sostanziale di questo master è proprio il project work, cioè l'obiettivo è quello di far trascorrere ai nostri corsisti il maggior numero di tempo possibile nelle aziende, nelle varie agenzie datoriali, come attività di stage, proprio perché sarà proprio lo stage che i corsisti effettueranno a consentire poi la realizzazione e la stesura finale del loro project work. E in generale la didattica sarà articolata in 5 moduli della durata di 40 ore ciascuno, con inizio del calendario didattico nel mese di gennaio e i corsi termineranno sicuramente, diciamo, intorno a settembre-ottobre 2022. Sono previsti 40 circa insegnamenti tenuti da docenti universitari ed esperti della materia comprovata esperienza maturata all'interno del sistema pubblico e privato dei servizi e delle politiche per il lavoro. Anche in questo, sotto questo punto di vista, apro una breve parentesi, proprio per sottolineare un'ulteriore peculiarità, cioè nel nostro master abbiamo pensato di coinvolgere tutti esperti nella materia, quindi magari non attribuire un corso di 20 ore, un modulo di 20 ore ad un unico docente, bensì fare più pillole, proprio perché ogni insegnamento ha la sua caratteristica, quindi la sua esperienza. E oltre quindi agli insegnamenti standard ordinari, chiaramente di tipo giuslavoristico, la didattica sarà incentrata su esperienze dirette degli esperti per una puntuale rappresentazione degli aggiornamenti più attuali, quali ad esempio la predisposizione e l'attuazione del PNRR attraverso il programma GOL in tutte quante le sue articolazioni, ovviamente fermo restando tutti gli adeguamenti anche normativi del mondo del lavoro. E gli obiettivi, diciamo, i crediti, i requisiti di ammissione sono sostanzialmente, quindi il conseguimento del master prevede 60 crediti formativi universitari e verrà attivato con un minimo di 20 iscritti e un massimo di 100 partecipanti. La modalità sarà una modalità ovviamente blended, una modalità mista. I titoli di ammissione sono lauree triennali e o magistrali, lauree di primo o secondo ciclo, anche lauree di vecchio ordinamento chiaramente, e il costo
del master è pari a 3.000 euro da suddividersi in due rate. Stiamo aspettando la conferma da parte del ministro Orlando proprio per cercare di inaugurare, chiamiamolo così, di fare una giornata inaugurale del master. E così poi dare il via alle iscrizioni che inizieranno sicuramente alla fine del mese e il periodo, diciamo, ultimo per iscriversi sarà la fine del mese di dicembre. Io ho pensato di darvi, diciamo, un breve excursus relativo a quello che è il nostro master, un master che, torno a ripetere, mi piace sottolinearlo, non è l'usuale master che possiamo trovare, e ce ne sono, vi garantisco tantissimi a livello anche italiano, master in politiche attive del lavoro, ma l'obiettivo è proprio quello di andare, siamo andati a cercare, diciamo, proprio esperti nelle varie discipline in modo tale da poi poter fornire ai nostri corsisti più che nozioni, le classiche nozioni di base, soprattutto nozioni di carattere applicativo. Benissimo, allora magari facciamo un altro giro dopo, perché sentiamo l'intervento adesso del professor Armando Della Porta dell'Università di Chieti, docente di economia aziendale, presidente del corso di laurea magistrale in digital marketing. Dicevamo, professore, abbiamo fatto un po' questa introduzione e poi siamo andati nel particolare di un master, quindi mi sembra che la questione dei nuovi lavori sia la questione nodale, che sia poi anche quella che attrae il pubblico dei nostri studenti e ovviamente tiene in tensione le nostre aziende, le aziende del paese. Ecco, magari su questo un suo contributo e su una visione in generale che la invitiamo a portare in questa tavola rotonda. Grazie professore, a lei la parola. Deve attivare l'audio professore, ha l'audio disattivato correttamente. Sì, prego. Grazie. Perfetto, a lei la parola. Arriva? Sì, perfettamente. Allora, io ringrazio tutti. Volevo fare una riflessione generale. Io sono presidente del corso di digital marketing, un corso magistrale che è stato fortemente richiesto dalle imprese perché viviamo un periodo di profondo divario tra le competenze che sono effettivamente richieste per entrare nel mondo del lavoro e le competenze che le università o gli istituti formativi erogano o rilasciano. Io volevo fare una riflessione generale proprio su questa centralità, visto che il tema è quello dei nuovi scenari e che cosa cambia per il sociale e l'occupazione. Io volevo, insomma, fare una premessa, nel senso che occorrono soluzioni coraggiose ed audaci per riparare i danni che noi adesso stiamo osservando di un capitalismo selvaggio. E visto che la conferenza vuole mettere al centro il sociale e l'occupazione, cerchiamo di capire con una breve analisi quali sono stati i danni e cerchiamo di individuare un po' le soluzioni. Allora, il capitalismo, quello che conosciamo noi, adesso sta attraversando una fase regressiva, che significa che si è inceppato. Le grandi rivoluzioni del passato, pensiamo alle rivoluzioni democratiche che hanno trasferito il potere dai pochi ai molti, alle masse, no? Pensiamo allo stesso capitalismo che nella fase iniziale ha diffuso la ricchezza dai pochi ai molti, si è inceppato. Adesso osserviamo una tendenza regressiva, cioè il potere sta ritornando nelle mani dei pochi, così come la ricchezza si sta concentrando dai molti ai pochi. E pensavamo che questo meccanismo unito al welfare, all'assistenza, potesse funzionare all'infinito e potesse essere la ricetta della crescita inclusiva, no? Sono due termini che sono a volte nemici, la crescita e l'inclusione.
e abbiamo pensato per anni che questo sistema potesse autoripararsi, no? Che potesse autorigenerarsi. Tutto questo non è avvenuto, non siamo più ottimisti su questa presunta funzionalità del sistema e dobbiamo prendere atto che ci sono degli inceppamenti, il potere sta tornando nelle mani di pochi, la ricchezza sta tornando nelle mani di pochi e soprattutto, come è stato giustamente introdotto all'inizio, anche l'ambiente sta subendo un grave danno, quindi i danni sono lì. E come fare questa manutenzione straordinaria di questo sistema? Qual è l'elemento che io rimetto al centro e che poi al limite possiamo utilizzare per un dibattito? Secondo me al centro occorre riconoscere che questa mancata inclusione e questa mancata diffusione della ricchezza è da attribuire soprattutto al malfunzionamento dei sistemi di welfare e dei sistemi educativi. Cioè i sistemi educativi non hanno soddisfatto le attese e abbiamo tantissimi che sono adesso esclusi dall'ingresso del mercato perché non ricevono una formazione adeguata. Ma anche il welfare assistenziale non ha contribuito ad aiutare il sistema. La colpa di chi? Beh, la colpa non è del capitalismo in sé, che per sua natura è come una bestia che tende a liberarsi, no, dalle catene, a liberarsi dal sociale, a liberarsi dai vincoli. È colpa del domatore. Il domatore che l'ha domato pensando che col welfare assistenziale pensiamo ai redditi universali. No, e sono misure coraggiose anche quelle, però poi non garantiscono l'effettiva inclusione, cioè la partecipazione dei giovani che devono essere appunto formati. O come si partecipa a un sistema di questo tipo? Potenziando l'educazione, potenziando la formazione. Quindi occorre modificare un welfare da assistenza, assistenzialistico, in un welfare di investimento individualizzato. Perché anche qui non possiamo sottacere una tendenza del nostro tempo, che è quella di essere un mercato, quello della formazione, frammentato. Prima un corso attirava mille studenti, adesso per attirare 1000 studenti occorrono 1000 corsi. E ci vuole coraggio ad avere un corso con pochi studenti, ma è un corso specialistico, un corso che deve formare figure, come giustamente è stato richiamato prima, che abbiano una profonda conoscenza. Ed è appunto questo il problema del coraggio, cioè rimettere al centro la formazione, l'università, come centri di riorganizzati, di trasformati, che siano capaci di riparare questo capitalismo inceppato. Ecco, come deve avvenire questa soluzione? Iniettando potere cognitivo, no? Io rimetto al centro l'individuo, rimetto al centro lo studente. Se non si inietta potere cognitivo, lo studente o il futuro soggetto non può entrare nel lavoro, non lo capisce. Non capisce quali sono le esigenze delle imprese, che sono estremamente frammentate. Noi a costo di digital marketing abbiamo continue richieste profili ultra specifici, dal social media manager al web designer. Abbiamo veramente richieste a volte che farebbero quasi moltiplicare il corso di digital marketing in 10-15 subcorsi, tutti dedicati alle esclusive figure richieste. Stamattina mi ha chiamato un'agenzia perché aveva bisogno di storyteller, hanno avuto una grande commessa e avevano bisogno di narratori, studenti capaci di saper scrivere e leggere, oltre che bravi dal punto di vista informatico e telematico, che fossero in grado di persuadere il consumatore all'acquisto. Però ci volevano parole suadenti, occorreva una formazione letteraria. Noi abbiamo ancora gli steccati secondo cui per accedere ad una laurea devi per forza essere laureato triennale in quella classe. Io su digital marketing, per esempio, ho ricevuto richieste di iscrizione anche da laureati in lingue, da laureati in lettere, da laureati umanistici, che si meravigliano perché il Ministero ponga queste barriere all'ingresso
per coloro che hanno una formazione più umanistica, più culturale. È chiaro che per poter rimettere al centro l'individuo, rimettere al centro, iniettare questo per riparare i danni di questo capitalismo selvaggio, è chiaro che bisogna ripartire dalla formazione. Occorre il coraggio di deliberare e di porre l'istruzione universitaria ai livelli che merita. E questa è una scelta democratica, no? Visto che la democrazia adesso viene vista come un impedimento quasi burocratico, per poter rimettere al centro la formazione occorre che sia il coraggio di deliberare sulla centralità del potere cognitivo, cioè delle nozioni specifiche. Dobbiamo quindi non accettare la democrazia come il minore dei mali, ma rimettere al centro le sue potenzialità deliberative e soprattutto ponendo attenzione all'importanza della formazione. Quindi oggi penso che sia un'occasione importante quella che voi all'Aquila avete posto in essere, perché è un'occasione per riflettere proprio sui nuovi saperi. Ci sono saperi che vanno e saperi che vengono. Noi nel marketing, per esempio, abbiamo scoperto che le imprese hanno bisogno di nuovi tecnici capaci di coniugare conoscenze tecniche con conoscenze manageriali, ma anche con conoscenze umanistiche, i narratori, mentre altre esigenze come quelle contabili cominciano a essere insomma un po' retroguardia. Il commercialista è una figura che sta quasi scomparendo dal mercato. I software, l'automazione hanno ridotto di molto l'interesse dei giovani verso questa professione. Lo vediamo anche nelle sessioni, negli esami di Stato. 10-15 anni fa avevamo 300 iscritti, adesso abbiamo 10-20 iscritti, 30 iscritti se va bene, con un mercato che anche lì è difficile da decifrare. Quindi la sfida per il futuro, e concludo, è questa di iniettare potere cognitivo negli individui per farli uscire dalla grotta, no? per evitare che rimangano incatenati. Come si libera l'uomo? Con la conoscenza, la formazione e con il rilancio delle università come centri di eccellenza che sappiano cogliere questa sfida della complessità che ci attende. Grazie professore, tra l'altro raccogliamo, credo che sia un delitto non raccogliere la sua, non provocazione, la sua indicazione di un dibattito sulla questione del potenziamento della formazione, perché credo che sia anche l'obiettivo di questa fiera. Tra l'altro l'iniziativa è qui all'Aquila, ma è un'iniziativa regionale, noi siamo fisicamente all'Aquila, poi fisicamente fino a un certo punto, perché molti sono collegati in videoconferenza, e questo ci dà anche un po' la cifra della scomparsa fra un po' del mestiere del moderatore, perché no, anche qui sono un po' fuori moda, perché con la videoconferenza questo ruolo almeno fisicamente andrà a sparire. Di questo mi dispiace da un certo punto di vista, però mi adeguerò alla modernità. Dicevo, raccogliamo allora questa sua provocazione al dibattito sul potenziamento, a come resistere alla bestia del capitalismo selvaggio. Quindi interpretiamo in questo momento noi il ruolo dei domatori o presunti tali, poi abbiamo tutte gentile signore, gentile professoresse, quindi nel ruolo delle domatrici. Iniziando proprio dalla professoressa Mandanici, io volevo chiederle per questo secondo giro, e nella speranza che ci siano poi domande a cui rispondere per mirare meglio quello che vogliamo dire e centrare al meglio l'obiettivo di questo nostro incontro, di questa nostra tavola rotonda, le volevo chiedere, in relazione a quello che ci diceva il professor Della Porta, il rapporto di Green Italy, quello simbola con Union Camera, ecco, già dà delle risposte sul fronte potenziamento della formazione? Perché mi pare che sia una degli studi cardine in questo momento, no? di cui dobbiamo assolutamente tenere conto. Quindi, visto che lei lo aveva citato nella relazione introduttiva, volevo chiederle se
c'è già un'analisi su questo punto. Prego, professoressa Andanici. Grazie, grazie. Allora, lo studio Green Italy 2021 è recentissimo. Io, se non erro, è stato pubblicato proprio ad ottobre. Non mi sembra di aver visto analisi di questi tipi sulla formazione. Però, riprendo le fila del professor Armando quando dice che è necessario, è utile potenziare la formazione. Come possiamo potenziare la formazione? Ormai molti corsi di laurea è inutile creare ulteriori corsi di laurea, come dice il professor Della Porta, per attrarre lo studente. Facciamo 1000 corsi di laurea invece di uno. Forse è più utile in questo frangente potenziare la formazione post laurea, quindi una formazione che sia specialistica, perché non è possibile nei corsi di laurea di base togliere delle discipline e non trattare più dei concetti che sono alla base, che ogni laureato dovrebbe poi portare con sé. Non è possibile a volte in alcuni casi trovare spazi nella laurea triennale, a volte anche nella magistrale, quindi forse il corso post laurea, il cosiddetto master di primo e di secondo livello, può al momento essere una soluzione. Non l'unica ovviamente, ma una delle possibili soluzioni. È vero quanto dice il professor Della Porta, la formazione incide positivamente sul processo del cambiamento perché crea la predisposizione dell'individuo all'innovazione e al cambiamento e fornisce un corretto approccio metodologico alla gestione del cambiamento, anche poi in funzione delle specificità della singola impresa, delle caratteristiche della singola impresa. Ecco, sul tema della sostenibilità, l'Università dell'Aquila, che qui rappresento, ha colto una sfida molto importante, quella di fornire formazione su questo tema della sostenibilità, che è un tema molto articolato e che nell'ambito delle imprese presenta tante diverse sfaccettature. La sostenibilità infatti impatta sul rapporto che l'impresa ha con l'ambiente esterno, quindi con i suoi stakeholder. La sostenibilità impatta anche sui sistemi di pianificazione e controllo, sui sistemi di programmazione e impatta sui processi produttivi, anche sui processi di approvvigionamento delle imprese. La sostenibilità porta con sé anche la cosiddetta rendicontazione tecnica. Non è più sufficiente il tradizionale bilancio d'esercizio che tutti noi conosciamo, oggi si parla di bilancio sociale, bilancio di sostenibilità, e poi porta anche ad una comunicazione diversa con i propri clienti consumatori per far emergere il proprio essere sostenibile, la propria dimensione di sostenibilità. E l'Università dell'Aquila, colto da questa sfida, nasce il master denominato MAPROS, Master in Progettazione Sistemica della Sostenibilità, e nasce con un duplice obiettivo questo master. Da un lato rendere i discenti consapevoli del cambiamento di paradigma a cui stiamo assistendo e che nel futuro sconvolgerà tutto. E il cambiamento di paradigma è questo, che dalla crescita, dallo sviluppo, dalla crescita to cure basata sullo sfruttamento delle risorse, dobbiamo passare ad una crescita che si coniuga con il rispetto dell'ambiente e il progresso sociale della collettività. Da qui, nella prima parte del master, una focalizzazione sugli obiettivi dell'Agenda 2030. E sul nuovo modello di fare impresa centrato sulla cosiddetta economia circolare, sulle caratteristiche di un'impresa responsabile, su come si sviluppano nuovi business sostenibili.
E poi duplice obiettivo, dicevamo, l'obiettivo di fornire strumenti proprio per la progettazione del cambiamento all'interno della singola impresa. Infatti nella seconda sezione di questo master i discenti saranno coinvolti in una vera e propria attività esperienziale. I discenti saranno chiamati quindi a progettare con l'aiuto sia dei docenti sia dei partner aziendali, saranno proprio chiamati a progettare obiettivi, contenuti, processi e risorse per sviluppare il profilo di sostenibilità dell'impresa oggetto di analisi. Ci saranno almeno 3 casi studio che saranno trattati, sviscerati nell'ambito di questo master. Poi appunto attenzione sarà dedicata nella rendicontazione tecnica attraverso tutti gli standard nazionali e internazionali per la rendicontazione, il GBS, il GRI, l'Accountability 1000, e poi anche spazio sarà dato alla comunicazione, per riferire all'esterno il proprio essere sostenibile. Se ci sono domande, curiosità finiamo il giro con la professoressa Tondini. Tra l'altro si è detto, professoressa, della potenziare la formazione, diceva il professor Della Porta, e la professoressa Mandanici diceva potenziare la formazione post laurea. Lei che appunto ci ha parlato del master, alla luce di questa esperienza che state facendo lì a Teramo, ritiene anche lei che questa sia la strada migliore per rispondere a questa esigenza, diciamo, di questa formazione verso la green economy o che risponde alla green economy? Certo, un fornaio non parla male del proprio pane, quindi difficile che lei dica il contrario, però vorrei sapere che cosa consiglierebbe nella pratica a uno studente o a una studentessa che volesse darsi una regolata. Ecco, prego professoressa. Me la può ripetere la domanda, perché non mi è arrivata soltanto la prima parte, le chiedo scusa. No, ci mancherebbe. Allora, dicevamo che rispetto al potenziamento della formazione di cui ha parlato il professor Della Porta, la professoressa Mandanici rilanciava dicendo potenziare la formazione post laurea, poiché lei ha ci ha parlato del master, di questo importante master che tiene l'Università di Teramo, di interfacoltà, interateneo, con diverse partnership. Seppure un fornaio, come dicevo, non parla male del proprio pane, ritiene che questa sia la strada da consigliare a una studentessa, a uno studente che vuole approcciare in una maniera utile a questo nuovo mondo? Mi ha sentito? No. Ah, andiamo bene. Non perso proprio la voce, cioè ho sentito la prima parte e l'ultima parte mi manca. Ecco, volevamo sapere da lei se questa sia la strada giusta da consigliare a una studentessa, uno studente, per approcciare a questo nuovo mondo, anche della formazione. Allora, noi questo master lo abbiamo proprio pensato per i nostri studenti. Noi abbiamo vari corsi di laurea, tra cui anche un corso di laurea in economia. Poi soprattutto per la facoltà di scienze politiche, sentendo proprio diciamo anche gli stakeholders e comunque le agenzie datoriali, abbiamo cercato di tarare sostanzialmente questo master proprio a misura dei nostri studenti. Proprio per questo abbiamo cercato di suddividere il master in 5 moduli, fornendo dapprima diciamo un piccolo background su quello che è lo scenario di riferimento, quindi in modo particolare soffermandoci su l'analisi di uno scenario sia a livello europeo o nazionale di quello che è il mercato del lavoro, di quelli che sono i servizi, le analisi statistiche e la modalità di lettura dei dati di riferimento.
per poi cercare di concentrare nella seconda parte, nel secondo modulo, l'attenzione soprattutto sugli attori chiave del mercato del lavoro, quindi sulle loro competenze, presentando proprio questi attori chiave, sia pubblici che privati, che agiscono a vario titolo nel sistema dei servizi, proprio per fornire informazioni necessarie al fine di comprendere quelle che sono le dinamiche di funzionamento del sistema di programmazione, di pianificazione delle politiche per il mercato del lavoro. E poi nel terzo modulo ci concentreremo soprattutto sul welfare, quindi politiche del lavoro e welfare, proprio con l'obiettivo di fornire le informazioni necessarie per comprendere le politiche, le misure e gli strumenti e i processi utili, diciamo, nelle varie fasi dell'attività all'interno proprio delle organizzazioni pubbliche e private. E nel quarto modulo invece sarà trattato soprattutto, saranno affrontate le politiche per lo sviluppo del capitale umano e quindi soprattutto già ci addentriamo maggiormente in quello che è proprio il fulcro del master, quindi l'analisi, la valutazione e lo sviluppo delle competenze che diventano importanti per tutti i processi di programmazione nel pubblico e nel privato del mercato del lavoro. E infine nel quinto modulo invece andremo a trattare proprio le tecniche e gli strumenti per la promozione dell'occupabilità e quindi con un focus particolare sull'autoimpiego e sull'autoimprenditoria. Per cui questo, diciamo che proprio è un master che parlando con le agenzie datoriali addirittura alcuni ci hanno chiesto quando è che partiamo, perché hanno proprio bisogno, necessità di inserire al loro interno alcuni insomma studenti, quindi comunque alcuni corsisti che poi saranno ovviamente persone laureate, quindi corsisti che effettueranno lo stage con una prospettiva poi chiaramente lavorativa. Grazie professoressa Tondini, quindi chiudiamo il quadro con il professor Della Porta con il suo secondo intervento, prima di sollecitare eventuali domande per i nostri relatori. Professore, la domiamo questa bestia di cui parlava lei in questa maniera, o perché io glielo dico da osservatore, no? Che sia lo studente al centro mi sembra una tra virgolette scoperta dell'acqua calda, lo studente è il datore di lavoro di un'università, quindi l'università ha questo come scopo. Come invece si piega un sistema a quello che diceva lei all'inizio di domare, no? Questo, i danni o recuperare i danni del capitalismo, di un capitalismo selvaggio. A lei la parola, così ci dice, anche se soddisfatto di questo mini dibattito, mi pare utilissimo all'interno di questa tavola rotonda. No, grazie a voi, grazie alla professoressa Tondini e alla Mandanici per gli stimoli che hanno dato, grazie alla sua domanda. Allora io faccio questo esempio. Allora, il capitalismo, diciamo, nella sua versione globalizzata, mi sente? Assolutamente sì. Sì, allora, nella versione globalizzata e quindi delocalizzativa, no? Ha distrutto, qual è la lezione che ci viene dalla globalizzazione e dalla delocalizzazione? La lezione è questa, cioè che in questa fase la bestia ha distrutto i paesi ricchi e favorito i paesi poveri.
significa che la globalizzazione ha fatto più male ai ricchi e ha portato i poveri ad affacciarsi sulla scena economica, visto che erano stati esclusi. Quindi grazie alle catene che noi abbiamo posto, i paesi ricchi che avevano posto catene sociali e ambientali, la bestia si è liberata ed ha diciamo coltivato terreni più deboli, più fragili, più congeniali alla sua natura, quella di estrarre il massimo col minimo, no? Il principio del capitalismo è quello, il principio del massimo risultato col minimo mezzo. E quindi ha comprato la povertà a poco prezzo, quindi in assenza di standard sociali ed ambientali. E quindi è chiaro che adesso noi, che abbiamo diciamo la responsabilità di averlo creato, perché il capitalismo è nato da noi, lo abbiamo ingabbiato bene, poi è sfuggito. Adesso col green, perché non è che il green o la sostenibilità è un tema che la Cina o l'India si pone, cioè è un tema dell'Occidente, è un tema delle democrazie occidentali che li unisce, no? Dobbiamo tutti rimettere al centro la conoscenza, ma quale conoscenza? Ecco perché parliamo di centralità della conoscenza, non perché sia ovviamente, sono d'accordo con quello che dice lei, perché questa conoscenza, che non è prodotta sicuramente dalla Cina o dall'India dal punto di vista ambientale, la conoscenza circolare, quella che dovrebbe salvare il pianeta, è compito nostro. Noi stiamo adesso sacrificando il capitalismo occidentale per salvare il pianeta. Prima l'abbiamo sfruttato, abbiamo chiesto al pianeta di fare un sacrificio, adesso la parte più avanzata dell'economia sta facendo il passo indietro, cioè subordina gli interessi del capitalismo con i vari concetti di economia circolare, di sostenibilità, che gerarchizzano gli obiettivi, no? Che cos'è un'economia circolare? Un'economia che cerca di imitare la natura, come facevano i greci, no? Dici, guarda la natura e adattati. Che cosa fa la natura? La natura produce scarti che sono gli input di altri esseri, di altri sistemi. Quella è l'economia circolare, cioè che lo scarto diventa alimento per un altro. La piega capitalistica invece non ha fatto caso all'importanza degli scarti, pensiamo alla plastica, no? Noi all'annunzio abbiamo un progetto molto importante di recupero della plastica, ma adesso col senno del poi chi darebbe mai il premio Nobel all'invento della plastica? Però l'invento della plastica non si è posto il problema dei danni collaterali. Ecco perché adesso la cultura, la conoscenza, i master sono tutti tesi a riparare i danni di una visione, diciamo, ingenua, naif, onnipotente, prometeica, in cui l'uomo si liberava dalle catene e dominava la natura. Però è un dominio fino a se stesso che porta all'autodistruzione. Io non per citare adesso vasta cultura dei fumetti, però se guardiamo Superman, cioè non ce l'ha fatta a salvare il pianeta. Kal-El ha detto al figlio: trovati un altro pianeta, perché noi l'abbiamo distrutto il nostro. Cioè la metafora di quell'alieno che fugge perché non ha scampo è alla ricerca di altri pianeti. No, non so se siamo condannati, però un tentativo, un secondo round, un secondo set, visto che la partita non è finita. Il primo set l'abbiamo perso con l'ambiente. Io gli do fiducia in un secondo set di ravvedimento, di ripensamento, per poter almeno provarci. Però vista la partenza, ecco, sono un po' scettico. Però ecco, io alla luce di questo rimetto comunque al centro la potenza cognitiva, l'iniezione, cioè l'individuo insomma adesso deve sviluppare conoscenza che non solo lo faccia ricca, ma che salvi anche il pianeta. E questa è la conoscenza green, sostenibilità, che adesso tutti pongono al centro dell'agenda. Ma è una cosa seria, va pensato sul serio, non va presa alla leggera. Bene, allora abbiamo, se non ci sono da parte dei tre docenti intervenuti alla tavola rotonda ulteriori precisazioni, abbiamo qualche minuto per le domande degli studenti qui in presenza o degli altri partecipanti ovviamente,
E magari se il professor Gianzanti dà una controllata in chat, che io non ho nella chat della videoconferenza, per vedere se ci sono delle domande lì, se volete approfittare, questo un po', visto che siete un po' al centro, approfitta voi studenti, approfittatene, siete in gran parte donne, vedo, quindi questo mi spaventa. Se volete approfittare per avere delle lucidazioni su questi temi fondamentali e anche su questi stimoli che i docenti hanno dato su come approcciare a questo nuovo, diciamo, nuovo meccanismo, o un meccanismo che guarda al futuro, questa è l'occasione per voi. Capisco che bisogna rompere il ghiaccio, magari bisogna anche venire qui a fare una domanda qui al Leggio. Però vi invito a farlo, se c'è qualche domanda vi invito gli studenti a partecipare a questa operazione, perché è importante, è stata fatta per voi e credo che qualche dubbio sicuramente vi è passato per la testa. Nel frattempo, se il professor Gianzanti ha qualche domanda in chat da controllare, da leggere, prego. Ce l'ha lì il microfono, prego professore. Grazie. Di domande in chat non ne vedo, ma ne faccio io una provocatoriamente, perché mi pongo nei panni del delegato del placement. I nostri diciamo relatori hanno ben delineato quali possono essere gli scenari economico-produttivi, insomma, in campo innovativo per quello che riguarda appunto il sociale e l'occupazione. Quello che vorrei chiedere loro invece è qualcosa di molto più pratico, cioè se hanno un'idea, e qui ci vorrebbe un po' la sfera di cristallo, dell'orizzonte temporale nel quale questo tipo di questa mini rivoluzione potrebbe essere realizzata, perché i nostri ragazzi stanno approcciandosi magari all'entrata nel mondo del lavoro, o addirittura stanno decidendo il loro percorso formativo magistrale. In questo caso sarebbe molto utile delineare loro magari una possibile prospettiva temporale nella quale questo che abbiamo descritto possa essere, tutto lo scenario che abbiamo descritto possa essere realizzato. Comincia il professor Mandanisci? Prego, facciamo lo stesso ordine, prego professor. Ma gli scenari sono sicuramente di medio e lungo periodo, parliamo di azzeramento dell'emissione di anidride carbonica, di gas serra per il 2050, però gli investimenti nelle tecnologie green devono essere fatti adesso, cioè per raggiungere quegli obiettivi nel medio e lungo periodo bisogna attivarsi oggi e non c'è tempo da perdere. Oggi servono investimenti green, oggi servono nuove professionalità, nuove competenze, nuovi saperi green. Ecco quindi che non bisogna rimandare. Difatti le imprese che avevano investito in tecnologie e in prodotti green durante la pandemia non si sono fermate, non si sono arrestate, hanno continuato ad investire in progetti green, e questo lo dice il rapporto che abbiamo citato prima, il rapporto Green Italy 2021. Ci conferma quindi che oggi bisogna agire per migliorare nel futuro l'ambiente in cui viviamo, avere progresso sociale, equità e quant'altro. Mi permetto di... prima parlavamo dell'importanza della formazione post laurea. In realtà, ecco, l'università nell'ambito dell'offerta post laurea cerca sempre più di coinvolgere partner esterni. Visto un tema, visto diciamo il contenuto, gli obiettivi di un corso, di un master, coinvolge o enti, o professionisti, o imprese, grandi o piccole. Quindi generalmente l'offerta formativa post laurea è concordata e è espressa in collaborazione con soggetti esterni, partner, che molto spesso anche offrono borse di studio agli studenti. E lì, nella formazione post laurea, ancora più rispetto ai corsi triennali e magistrali, c'è questo coinvolgimento, c'è questa collaborazione, c'è questa attenzione, lettura e soddisfacimento delle esigenze delle imprese, dei nostri stakeholder fondamentalmente. Qui, ecco. Bene, professoressa Tondini ha sentito diciamo il rilancio che faceva il professor Gianzanti, cioè le tempistiche
di tutto questo. A lei la parola, professoressa. Allora, noi anche, come diceva la collega Mandanici, diciamo che come Ateneo cerchiamo, come dicevo inizialmente, di accompagnare i nostri giovani al mondo del lavoro, cercando addirittura, ovviamente parlo nel periodo pre-pandemia, abbiamo ogni anno organizzato i famosi Career Day, invitando proprio a seconda ovviamente dei poli scientifico-umanistico, quindi delle facoltà, enti e agenzie esterne, assicurazioni, banche e via dicendo, dando la possibilità ai nostri studenti di fare i loro primi colloqui di lavoro, e quindi molti di questi studenti addirittura sono stati anche assunti, chi alla Decathlon, chi in altri settori, hanno fatto al loro interno carriera. Però quello che dico, e su cui invito gli studenti presenti che ci stanno ascoltando, è che il posto di lavoro non è che ci viene a bussare dentro casa, ma dobbiamo un attimino andare a cercarlo. Quindi se pensiamo che rimaniamo statici all'interno, diciamo, del nostro piccola città, del nostro piccolo borgo di residenza, eccetera, sicuramente la nostra strada non sarà molto lunga. Quindi gli Atenei tutti, credo, offrano ai nostri giovani svariate possibilità occupazionali, ma poi spesso e volentieri quello che purtroppo è constatato è che gli studenti non sono molto curiosi, quindi non si attivano, non vanno sul web a cercare cosa offre l'Ateneo, cosa offrono magari anche altri Atenei, perché non è che dobbiamo assolutamente, tra virgolette, farci fare la guerra, come dico io, dei poveri. E quindi è opportuno che i nostri giovani si guardino un pochino attorno e cerchino delle soluzioni. Non è che adesso studio, faccio il mio percorso e poi magari ci penso. No, le cose devono essere complementari, quindi invito i giovani proprio a già darsi da fare da subito, a vedere quello che appunto c'è intorno e poi al momento, diciamo, della scelta magari farsi anche guidare. Noi abbiamo i nostri uffici placement che sono pronti ad accogliere i nostri studenti, però se loro poi non ci vanno, ovviamente va da sé che purtroppo prospettive lavorative, poi è facile dire il posto di lavoro non lo trovo, però se non mi do da fare un attimino magari, no, è sempre più complesso. Grazie. Allora, professor Della Porta, a lei anche l'onore di chiudere, avendo rilanciato il dibattito, quindi tempistica in relazione alla domanda, alla curiosità, sì, che poneva il professor Gianzanti, e anche un cenno di conclusione, visto che siamo ormai allo scadere di questa tavola rotonda, prima del prossimo intervento. Allora, prego. Grazie a lei, alla professoressa Tondini e anche alla professoressa Mandanici, perché hanno messo sul piatto della bilancia i temi chiave. Allora, a mo' di conclusione, ma anche sulla tempistica, unirei due concetti facendo questa osservazione, cioè viviamo nell'attività formativa una distribuzione inaccettabile della tempistica, e cioè noi riempiamo come delle salsicce i nostri studenti all'inizio, poi c'è un vuoto spaventoso e poi interveniamo in terapia intensiva quando perdono il lavoro per riformarli. Cioè, quindi il nostro intervento, la tempistica del nostro intervento formativo è quanto di più deleterio e patologico possa esistere sul mercato, perché si concentra all'inizio con 15 anni di formazione, poi l'abbandono per 30 anni e poi la camera caritatis del recupero del turnaround formativo per la reimmissione. E questa è quasi una concezione, insomma, che non è adatta alla sfida dei nostri tempi, che richiedono, come, per mettere insieme un po' le fila, richiede urgenza, continuità, profondità, e quindi occorre una formazione continua che non sia spezzettata
che parta da questa cultura del miglioramento continuo, quindi lo studente non è che esce ed è pronto per immettersi, ma deve accompagnare la sua attività con una formazione continua e non poi chiedere aiuto, ecco il welfare assistenziale, che deve trasformarsi in un welfare di cognizione, di formazione specialistica. Noi attualmente abbiamo o l'istruzione obbligatoria fino alla laurea e poi abbiamo la formazione o la riformazione o come vogliamo per rimettere poi, per riparare i danni e per trasformare l'individuo dal tronco galleggiante che non governa la sua situazione in un soggetto consapevole. Quindi dobbiamo prendere atto di queste storture, perché sono le sfide del nostro tempo. Benissimo, allora se non ci sono ulteriori domande qui dalla platea, noi ringraziamo ovviamente questi primi tre interventi, ce ne saranno 40, quindi in totale alla fine della fiera, come diceva il professor Gianzanti prima, che era una definizione che mi piaceva molto, e quindi ci facciamo 5 minuti di sosta e alle 16.30 puntualmente riprendiamo con il Talk Agenda 2030, sostenibilità e transizione ecologica. 5 minuti di pausa, saremo puntuali alle 16.30, grazie. Arrivederci a tutti, grazie, arrivederci ai nostri docenti collegati, grazie. Allora, riprendiamo puntuali nei nostri 5 minuti, non un quarto d'ora accademico, abbiamo abbassato anche questa di soglia, con la seconda parte di questo pomeriggio, di questa intensa fiera al lavoro delle tre università abruzzesi, promossa dalle tre università abruzzesi insieme al Gran Sasso Institute e sotto l'egida, sotto il patrocinio della Regione Abruzzo, che è stato sottolineato nell'intervento di saluto che ha fatto il rettore dell'Università dell'Aquila, Edoardo Alesse, nell'introdurre appunto questa giornata, questo pomeriggio. Ci saranno ovviamente, ci sarà un'altra giornata domani, perché come sapete è un evento composito fatto sia di 5 giornate complessive dedicate all'occupabilità e all'inserimento inclusivo, 8, 9, 10 webinar istituzionali e workshop di presentazione aziendali, poi invece l'11 e il 12 ci saranno i colloqui one to one in digitale tra imprese e laureati laureandi. Allora, la seconda sessione ha come titolo sostenibilità e transizione ecologica, Talk Agenda 2030, con un intervento iniziale che sarà appunto programmatico rispetto agli altri due interventi che abbiamo online, mentre il professor Biondi, che comincerà, è qui in presenza con noi, sono collegati il professor Chiodo e il professor Dainese dell'Università di Teramo, che salutiamo e di qui a poco daremo loro la parola. Quindi il professor Maurizio Biondi, che è delegato alla valorizzazione del patrimonio ambientale e naturalistico dell'Università degli Studi dell'Aquila, ci parlerà attraverso una relazione, ma tutti e tre gli interventi saranno con relazioni, con PowerPoint, con slide, sullo sviluppo sostenibile e tutela del patrimonio naturalistico, formazione e sbocchi occupazionali in ambito ambientale. È stata approfondita già la questione della green economy nei precedenti interventi e quindi diamo la parola al professor Maurizio Biondi, prego. Allora, ringrazio innanzitutto gli organizzatori e do un saluto di buonasera a tutti gli intervenuti, sia in presenza sia a distanza. Come è stato anticipato, il tema di questa mia presentazione riguarda un aspetto particolare, diciamo, di quello del placement, cioè il placement nelle professioni della natura, ovvero lo sviluppo sostenibile e la tutela della biodiversità. Occorre fare due precisazioni importanti, diciamo, per in qualche modo inquadrare questo mio intervento nella giusta direzione. Il primo è quale declinazione al termine ambiente io darò in questo contesto. Cioè, prima abbiamo sentito la collega Mandanici che ha parlato di ambiente in tanti aspetti ad accezioni diverse. Quello a cui voglio dare io, diciamo, esclusivamente l'ambiente in senso naturale, cioè con tutte le sue componenti biotiche inserite in una matrice di ecosistemi naturali. Quindi è un ambiente naturale in senso stretto.
L'altra precisazione, diciamo, che voglio fare è quella della declinazione anche del termine biodiversità, ovvero intendere la biodiversità nel suo significato originario, ovvero quello di diversità biologica, della varietà degli organismi viventi nei vari ecosistemi naturali che li ospitano. Queste professioni che possiamo definire della natura ovviamente non è che si collocano direttamente con quello che viene più genericamente definito come green jobs, cioè lavori, diciamo, green, ma bensì è un aspetto molto preciso, diciamo, di quello che è la tutela e la gestione della natura, che si inserisce ovviamente in quelle che sono le tematiche e le finalità green. Quali sono i percorsi formativi che possono portare, diciamo, a raggiungere un livello professionale di questi addetti alla natura? Allora, innanzitutto ci sono due livelli: un livello che è quello che riguarda le lauree triennali, ovvero quelle della classe L13 nell'ambito delle scienze biologiche, e quelle della classe 32 nell'ambito della scienza e tecnologia per l'ambiente e la natura. Ambedue queste lauree sono attive all'Università dell'Aquila. Inoltre abbiamo delle lauree magistrali, che sono le lauree dell'LMS6, ovvero le lauree magistrali in biologia, nello specifico intendo quelle nella biologia ambientale, le classi nell'LM60, ovvero le lauree magistrali in scienze della natura, che non sono attive all'Università dell'Aquila, e le classi dell'LM75, che sono lauree magistrali in scienze e tecnologia per l'ambiente e il territorio, attive, diciamo, anche presso il nostro Ateneo. Ovviamente questi aspetti, quelli, diciamo, più specifici di alta professionalità, vengono generalmente, diciamo, in una fase post laurea ulteriormente approfonditi con quelli che sono eventuali dottorati di ricerca su tematiche ambientali. È ovvio che, come vedremo, anche a livello, diciamo, delle lauree di primo livello, soprattutto per alcune di queste professioni, anche, diciamo così, dei master di primo livello possono essere estremamente importanti per creare questo tipo, diciamo, di competenze. Ovviamente le competenze disciplinari che danno questi percorsi sono soprattutto sulla biologia e la biodiversità, sia animale che vegetale, come anche ovviamente lo studio di quelli che sono i sistemi acquatici, sia di acqua dolce sia di acqua marina, e anche gli ecosistemi terrestri, cioè capirne bene quali sono ovviamente i loro equilibri e quindi avere una conoscenza di base per tutto ciò che poi riguarda eventualmente un ambiente che è stato alterato. Oltre a questo, ormai ci sono degli strumenti piuttosto evoluti per quanto riguarda soprattutto le analisi sia geostatistiche sia le analisi statistiche multivariate, di cui il professionista della natura, diciamo, ormai è consapevole, spende molto, diciamo, della sua formazione anche in questa direzione, come ovviamente l'energia, la gestione dei rifiuti, oltre, diciamo, che anche accenni al diritto all'economia dell'ambiente come aspetti anche della biogeografia, la filogeografia, ma anche altri ambiti tematici come la microbiologia ambientale finalizzata soprattutto al biorisanamento, quelli che sono gli aspetti anche della geomorfologia, quindi aspetti anche di dove da un punto di vista ambientale si vanno a collocare piante ed animali, e quello, diciamo, che sono gli aspetti cosiddetti abiotici, cioè gli aspetti della chimica e fisica ambientali, per una lettura ovviamente a 360 gradi di quello che può essere l'aspetto dell'inquinamento, ma anche quello, diciamo, dei cambiamenti climatici, che è un core, diciamo, nella discussione dell'ambiente in questo periodo. Quali sono i principali profili professionali che trattano in qualche modo tematiche che riguardano direttamente gli aspetti naturalistici? Allora, vediamo, i primi tre sono più, diciamo, più professioni di tipo tecnico, cioè delle professioni che si possono anche portare avanti con la laurea triennale, magari anche con un master, diciamo, specifico di primo livello, e che riguardano il naturalista come specialista in analisi e gestione dell'ambiente, il tecnico del controllo ambientale, come anche, diciamo, il tecnico faunistico. Poi abbiamo altri aspetti che riguardano invece delle figure professionali
come dire, più avanzate, soprattutto di settore, che riguardano l'esperto in botanica, l'esperto zoologo, l'esperto ecologo e l'esperto microbiologo. Per quanto riguarda il naturalista come specialista, diciamo, in analisi e gestione dell'ambiente, possiamo vedere che è una figura che opera nel campo ambientale e che in maniera tecnica, diciamo, riesce in qualche modo ad analizzare anche con strumenti di monitoraggio basico quelle che sono, diciamo, le componenti ambientali sia biologiche che abiologiche. Inoltre, diciamo, viene anche interessato da quelle che sono le problematiche legate al rischio dell'impatto antropico, suggerendo anche delle linee guida per la loro mitigazione. Purtroppo, come vedremo in tutte queste, e questo è un bonus estremamente importante per quanto riguarda la, soprattutto, diciamo, l'Europa, ma anche la nostra nazione in particolare, è il fatto, diciamo, di non essere previsto per queste professioni degli ordini professionali precisi, ma bensì vanno, diciamo così, ad essere ospitati in albi professionali e ordini diversi da quelli, diciamo, delle loro dirette competenze. Quindi, tuttavia, queste figure generalmente possono fare riferimento anche all'Associazione Italiana dei Naturalisti, che è un'associazione che fa parte dell'European Federation of Association of Environmental Professionals, che riunisce esperti ambientali provenienti da tutta Europa e dà a loro, diciamo, una certa tutela anche di tipo legale a questa figura professionale. E inoltre questa attività in Italia, diciamo, è regolamentata dal noto decreto legislativo del 2006, il 152, che è stato recentemente aggiornato. Da un punto di vista del quadro europeo delle qualifiche rientra nel sesto livello, quindi quello corrispondente al primo ciclo dei titoli accademici, come abbiamo visto, riferito alla laurea triennale. Per quanto riguarda il tecnico del controllo ambientale, è, come dire, è più indirizzato su quelli che sono temi anche, diciamo, di tipo di conseguenziali a quelli, diciamo, che sono la ricerca in campo ambientale, per lo più in contesti produttivi, affrontando temi come l'inquinamento, la sicurezza, il risparmio energetico. Quindi forse, diciamo, fra quelli che abbiamo visto è quello che rientra un po' più nella come dire, dicitura green in senso più, più generale. Inoltre la professione anche in questo caso non ha uno specifico albo o ordine di afferenza. Questa attività è anche, diciamo, regolamentata dal decreto legislativo di cui abbiamo detto prima e rientra, come quella che abbiamo visto prima, nel sesto livello del quadro europeo delle qualifiche. Un altro più specifico per quanto riguarda almeno una delle componenti biologiche che riguarda la fauna è il tecnico faunistico. Molto spesso ci troviamo di fronte a problemi con specie che magari sono diventate invasive, quello che potrebbe essere il problema dei cinghiali, quello che potrebbe essere il problema dei ratti, quello che potrebbe essere il problema anche di specie alloctone, diciamo, che si sono insediate nelle nostre aree geografiche e abbiamo perso il loro controllo. Allora, in quel caso, diciamo, dovrebbe intervenire, perché dico dovrebbe, perché in realtà poi, come vedremo, la realtà è tutt'altra. Dovrebbe intervenire, diciamo, il tecnico faunistico che si occupa per l'appunto della gestione sostenibile della fauna nel rispetto della biodiversità mediante ovviamente dei controlli sia dell'ambiente che della società, avendo poi gli opportuni permessi, diciamo, per fare questo tipo di professione. Non vi sono neanche in questo caso, diciamo, delle regolamentazioni a livello nazionale, ma bensì questa figura, diciamo, generalmente viene riconosciuta a livello regionale e primi fra tutti è stata la regione Piemonte che gli ha dato, diciamo, in qualche modo una identità e che ha recepito le cosiddette linee guida della legge nazionale 157 del 92, almeno, diciamo, per quanto riguarda la tutela della fauna e la gestione faunistico-venatoria. Anche questa, dall'ultima, diciamo, delle professioni che abbiamo visto, rientra nel sesto livello, ovvero quello della laurea triennale. Per quanto riguarda gli aspetti invece un po' più dedicati anche alla ricerca di base o a quella, diciamo, che possono essere aspetti legati alla formazione, abbiamo sicuramente gli esperti dei vari settori, come ad esempio l'esperto botanico che riguarda lo studio della biodiversità vegetale, le loro strutture, il fatto, diciamo, delle interazioni delle piante con gli altri organismi, eccetera.
La cosa importante anche del botanico, come vedremo anche per lo zoologo, il microbiologo, sono anche gli aspetti applicativi, ovvero quello di applicare le proprie conoscenze anche in altri campi, come quello agronomico, quello biotecnologico, affrontando anche problemi che sono a noi più vicini, come quello della salute e della produttività delle piante negli ecosistemi agroforestali. Tuttavia anche questa professione, diciamo, non è regolata da nessuna specifica norma, in quanto poi rientra invece, diciamo, nel settimo livello del quadro europeo delle qualifiche, soprattutto se è a seguito di una laurea di tipo magistrale, oppure nell'ottavo livello nel caso di dottorati di ricerca in discipline ambientali con caratterizzazione botanica. Analogo a quanto abbiamo visto nell'esperto botanico, abbiamo anche, diciamo, l'esperto zoologo, che studia la biodiversità animale a diversi livelli, sia a livello di organismo, sia a livello di popolazione, specifico sia con finalità ecologiche, sia con finalità di studio, diciamo, evolutivo, e anche esso, diciamo, sono spesso applicate queste sue indagini, che sono da considerare indagini di base, finalizzate alla conservazione della biodiversità animale e degli ecosistemi che le ospitano. Quindi l'esperto, diciamo, zoologo poi svolge attività sia di laboratorio sul campo, anche con finalità di tipo formativo. Anche in questo caso, diciamo, non c'è una regolamentazione precisa per quanto riguarda l'ordine professionale, ma gli zoologi laureati in scienze biologiche possono ad esempio sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione nella sezione B dell'Ordine Nazionale dei Biologi. Per gli zoologi laureati in scienze naturali è possibile anche per essi, diciamo, fare riferimento alla succitata Associazione Italiana dei Naturalisti. Come per l'esperto botanico, anche l'esperto zoologo rientra, diciamo, sia nel settimo livello 4 del, europeo delle qualifiche, sia nell'ottavo in caso di dottorati in discipline ambientali con caratterizzazione di tipo zoologico. Estremamente importante è anche l'ecologo. L'ecologo, a differenza del botanico, a differenza dello zoologo, tendenzialmente studia l'ambiente su una scala diversa, che è la scala di comunità, mettendo in risalto, diciamo, quelle che sono le interazioni tra le componenti biotiche nei loro rapporti interspecifici e tra queste l'ambiente fisico-chimico in cui vivono. Ovviamente anche in questo caso, diciamo, e non mi ripeto, non hanno un albo professionale di riferimento specifico, e anche in questo caso rientriamo tra il settimo e ottavo livello del quadro europeo delle qualifiche. Abbiamo un'ultima delle figure professionali che ho prima elencato, che è quello dell'esperto microbiologo. L'esperto microbiologo è una figura più articolata, perché l'esperto microbiologo può avere diverse derivazioni. Può essere di derivazione medica, quindi abbiamo, diciamo, una microbiologia in ambito sanitario, possiamo avere un microbiologo, diciamo, in senso biologico, oppure dalla biotecnologia o anche dalla chimica e dalla farmacia. Ovviamente il microbiologo che è in più fortemente interessato a quella, diciamo, che può essere una formazione di tipo naturalistico, o il microbiologo generale, che spesso, diciamo, ha anche funzioni anche di identificazione, di riconoscimento dei vari microorganismi nei rapporti tra loro, o anche nell'utilizzo di attività produttive, almeno come indicazione per quanto riguarda altre figure, diciamo, professionali, soprattutto i biotecnologi, ma anche per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, di impatto sull'ambiente. Anch'esso, diciamo, rientra soprattutto, diciamo, fra i quadri europei delle qualifiche, settimo o ottavo livello, a seconda se raggiunge, diciamo, il titolo di dottore o meno. Quali sono gli sbocchi professionali, diciamo, di queste figure professionali che abbiamo visto prima? Allora, gli sbocchi occupazionali sono rappresentati in genere soprattutto dalle università. Le università per quale motivo? Perché nelle università che si fa, diciamo, molto spesso ricerca botanica e ricerca zoologica, oppure, diciamo, ovviamente si fa una didattica per la formazione professionale. In realtà queste figure dovrebbero anche essere utilizzate nell'ambito dei ministeri, soprattutto il ministero, l'ex ministero dell'ambiente, adesso transizione ecologica, oppure, diciamo, il ministero della sanità, con attività di consulenza e di programmazione.
e anche, diciamo, per quello che riguarda gli enti e gli organismi nazionali e internazionali come le agenzie ambientali, la protezione civile, i consorzi di bonifica, eccetera, ma meglio ancora nelle amministrazioni regionali, cioè dove, diciamo, ci sono degli assessorati di competenza ambientale che molto spesso purtroppo non fanno riferimento a queste figure professionali, come ovviamente anche i parchi e le riserve regionali o nazionali o le oasi protette, che in realtà dovrebbero essere il riferimento di elezione di queste figure professionali, ma che invece purtroppo nella realtà non lo sono, come anche enti e istituti di ricerca, ma anche, diciamo, attività nell'ambito del privato, come, diciamo, in imprese e cooperative produttrici di beni e servizi dell'ambiente, oppure attività professionale autonoma, diciamo, di supporto alla progettazione, pianificazione e anche, diciamo, consulenza, oltre a quelle che possono essere al limite delle impieghi in ambito, diciamo, dell'educazione ambientale come insegnamento anche nelle scuole medie e superiori. Abbiamo visto che non ci sono, diciamo, degli ordini professionali specifici, però ci sono degli ordini professionali a cui alcune di queste figure, diciamo, possono in qualche modo partecipare, come quelli degli architetti, agrotecnologi, biologi e geologi. Qual è il problema? Diciamo, prima si è parlato un po' di quella che è l'aumento nell'impatto della formazione. Il problema di queste figure professionali in realtà non rientra in questa problematica, anche se ovviamente il fatto di potenziare la formazione è sempre un qualcosa di auspicabile. Però il problema invece è di potenziare la riconoscibilità di queste figure da un punto di vista sia degli enti pubblici sia delle aziende private che devono dare, diciamo, questo tipo di competenze effettivamente alle persone che si sono formate per l'appunto in questa direzione. Quindi la cosa più importante è quella di istituire albi professionali espressamente dedicati. È importante perché? Perché è importante per raggiungere questo obiettivo e avere maggiore attinenza tra le competenze professionali acquisite e le funzioni da svolgere richieste. Inoltre permetterebbe anche di tutelare queste figure professionali, scusate un attimo quello che può essere, diciamo, uno spunto un po' polemico, rispetto a professionisti di altri settori che spesso si sovrappongono o ancor peggio subentrano a coloro che per formazione o competenze dovrebbero essere in primis gli interlocutori esclusivi o perlomeno preferenziali per tutto ciò che riguarda la conoscenza e la gestione dell'ambiente naturale. Inoltre bisogna un attimo fermare questo che è definito fenomeno del greenwashing, cioè questo fenomeno dove tutto ormai è diventato green, anche ciò che di green non ha assolutamente nulla. Questo ovviamente non basta mettersi, come dire, un po' la maschera del green per poter essere tutto effettivamente ecosostenibile, ma questo, diciamo, aprirebbe veramente una parte di discussione molto ampia in cui il tempo che ho a disposizione, diciamo, non mi permette di andare oltre. La cosa paradossale è che proprio in un momento di forte crisi, soprattutto del declino della biodiversità e questa forte crisi climatica che abbiamo, che sta dando delle nuove opportunità a queste figure professionali. E queste nuove opportunità, ovviamente, perché si è visto che la perdita della biodiversità, al di là di quello che può essere l'estinzione di specie rare o endemiche, quello che possono essere problemi di invasività delle specie aliene, eccetera, la cosa, diciamo, che fa più presa è proprio il discorso della perdita di quelli che sono i servizi ecosistemici, quindi servizi ecosistemici che rientrano nel fatto di non avere più disponibilità di cibo, di non avere disponibilità di materie prime, di non avere disponibilità di acqua potabile e così via. Quindi sono tantissimi aspetti come l'impollinazione, l'erosione dei terreni, eccetera, che ovviamente l'uomo, diciamo, ne risentirebbe in maniera estremamente diretta, anche perché dobbiamo uscire anche fuori, diciamo, da questo tipo di equivoco che salvare il pianeta è una cosa, salvare l'umanità è un altro. Il pianeta si salva da solo, il pianeta non lo distrugge nessuno. Quello che noi dobbiamo cercare di fare è rendere questo pianeta compatibile, diciamo, con la nostra presenza.
Fortunatamente c'è anche questo documento della Strategia Nazionale della Biodiversità del 2030, che sta uscendo a giorni, che riprende in maniera molto più energica e molto più sostanziale il discorso della perdita della biodiversità, lo riprende in tantissimi passaggi ed è anche, diciamo, finalità di tanti goals, diciamo, della strategia stessa, come è importante anche il fatto che lo va a correlare in maniera estremamente importante con quella, diciamo, che sono anche gli aspetti dell'economia. Quindi questa cosa, se va presa nel giusto modo, dovrebbe in realtà creare molti posti di lavoro, diciamo, anche nell'immediato futuro. Infatti nell'area cosiddetta pianeta, nel primo punto della strategia nazionale della biodiversità, abbiamo l'arrestare la perdita della biodiversità, dove ci sono 5 punti che richiedono per l'appunto, diciamo, una capacità anche di utilizzo di professionisti adeguatamente preparati ed in grado di affrontare le tematiche dell'ambiente naturale nel modo scientificamente più corretto, perché non ci possiamo permettere errori nella gestione e tutela della biodiversità, in quanto ogni perdita in questo contesto è spesso per sempre. Concludo leggendo: ci si augura che dalle istituzioni statali, regionali e da tutti coloro che avranno responsabilità decisionali nella gestione ambientale arrivi un segnale di forte sensibilità per avviare un'oculata politica ambientale che tenga finalmente nel giusto conto le figure professionali prima citate, sinora troppo spesso sottovalutate nelle loro preziosi e insostituibili competenze. Grazie a tutti. Grazie, sì, grazie al professor Maurizio Biondi. La sottolineatura delle professioni della natura, no? Con questi sbocchi professionali particolarmente interessanti. Certo, dice lei, nelle università si sono un po' così, si sono un po' scoraggiati sti ragazzi, che insomma facile non è, però giustamente lei ha fatto questa analisi sulle professioni della natura, inteso ambiente come appunto ambiente naturale. Bene, adesso passiamo al professor Emilio Chiodo, che è collegato con noi in webinar, che è delegato del rettore nel comitato scientifico del CUIA, che sarebbe il Consorzio Università Italiane per l'Argentina, rappresentante dell'Università di Teramo nel RUS, che sarebbe la rete, no, sarebbe, è la rete Università per lo Sviluppo Sostenibile. È docente di economia presso la facoltà di Bioscienze. Anche lui ha preparato una relazione con slide. Gli diamo subito la parola, spero che mi senta. Abbiamo già fatto la prova delle slide, che mi pare che siano online e funzionano perfettamente. Non riesco a disconnettermi. Eccolo qua, ci siamo. Ah, già l'ho fatto. Ecco, se il professor Chiodo vuol magari lanciare le sue, mi pare che ci siamo. A lei la parola, professore. Sì, buonasera. Benvenuto, buonasera. Spero che riusciate a vedere la presentazione. Io sono un docente. Sì, si vede perfettamente. Quindi, perfetto. Quindi concentrerò la mia attenzione sul tema della transizione ecologica rispetto al settore agricolo, al settore della produzione di cibo, e a quello che è un po' il salto che, di strategia che si sta facendo in questi mesi, a livello di Unione Europea, per le politiche agricole e per quello che viene stato definito come il Green Deal europeo. Parto da alcuni aspetti generali che non vogliono essere esaustivi, ma che spero possano dare un quadro delle problematiche in cui ci stiamo muovendo. Fondamentalmente il tema agricolo, l'agricoltura, la produzione di cibo è al centro dell'attenzione per quanto riguarda l'aspetto ambientale, per quanto riguarda l'aspetto dei cambiamenti climatici, perché siamo di fronte a problemi complessi. Di fatto la FAO sottolinea come i cambiamenti climatici mettono in discussione la capacità delle produzioni di soddisfare le esigenze crescenti della popolazione mondiale. Ci si aspetta un aumento della popolazione mondiale nel 2050 di un terzo, concentrata nelle città, sempre di più nei paesi in via di sviluppo. Questo necessiterà un aumento della crescita della produzione agricola e quindi una serie di problemi che sono interrelati tra di loro, quindi la sicurezza alimentare, la mitigazione dei cambiamenti climatici. Professor Chiodo, scusi se la interrompo, non vediamo le slide, se erano necessarie le deve rilanciare. Sì, allora riproviamo a rilanciare. Sì, perfetto, vediamo, così possiamo riprendere. Mi scuso per l'interruzione, ma noi non le vediamo. Sì. Vediamo lei, che insomma, piacevole presenza, ma non...
Non è la stessa cosa, credo. Allora, proviamo a fare sì, se può rilanciarle. Forse nel togliere le altre abbiamo forse fatto un errore noi, non lo so. Sì, io in realtà da remoto le vedevo. Ah, però noi nello schermo principale non le vediamo e forse adesso le vediamo, grazie. Adesso si vede? Sì, perfettamente. Perfetto, quindi dicevo, siamo di fronte al classico problema complesso, dove si intersecano gli aspetti della sicurezza alimentare, della necessità della mitigazione dei cambiamenti climatici e della preservazione delle risorse naturali e dei servizi ecosistemici, come è stato messo in evidenza dal relatore che ci precede. Agricoltura quindi che contemporaneamente è causa e vittima degli cambiamenti climatici e dei problemi ambientali. Causa perché l'agricoltura è consumatrice di risorse e produttrice di inquinamento, l'emissione di gas a effetto serra, il consumo di acqua, tutti i temi legati all'uso del suolo e alla qualità dell'uso del suolo. Agricoltura che allo stesso tempo è anche vittima dei cambiamenti climatici, pensiamo al problema della desertificazione, della perdita di produttività, alla perdita di biodiversità legata alle difficoltà di adattamento delle specie ai cambiamenti climatici, all'aumento degli eventi catastrofici, all'erosione del suolo, insomma la necessità di adattarsi anche, quindi di nuovi investimenti che costringono la produzione agricola ad adattarsi a un mondo in veloce evoluzione. L'allevamento per esempio è al centro di questi temi, no? L'allevamento bovino soprattutto in quanto consumo del suolo, in quanto emissione di gas a effetto serra, in quanto consumo di acqua, e su questo insomma il dibattito è aperto, nel senso che si può ragionare in termini di produttività, quindi come aumentare la produttività dell'agricoltura, quindi di intensificazione sostenibile, di efficienza di uso degli inputs. Questo per esempio in questa slide si vede come l'impatto per esempio della produzione bovina secondo la FAO potrebbe essere ridotto del 30% semplicemente applicando dappertutto le tecniche più efficienti già oggi conosciute. Però poi c'è il tema della resilienza e poi c'è il tema effettivamente del cambio di paradigma, quindi le produzioni biologiche, l'agroecologia, l'agricoltura rigenerativa. Insomma, un insieme complesso su cui è opportuno e necessario approfondire e continuare a lavorare, senza contare, e qui accenno solo il problema perché poi verrà affrontato dal mio preside che mi seguirà nella relazione successiva, che non basta guardare il lato della produzione, ma bisogna guardare anche il lato del consumo e quindi ragionare in termini di modelli di produzione e di consumo sostenibili. Arrivo al tema centrale della mia relazione. Di fronte a questi temi che sono assolutamente non più procrastinabili, diciamo che l'Unione Europea ha fatto un salto perlomeno nella strategia politica, pubblicando quello che è stato definito il Green Deal europeo, quindi un programma di lungo periodo che vuole trasferire nella pratica e nelle politiche europee in primis e poi nell'economia e nel sistema dell'Unione Europea quelli che sono questi temi oggi centrali, quindi crisi climatica, sostenibilità economica, sociale, territoriale, tenendo conto appunto di quelli che sono anche gli accordi internazionali cui l'Unione Europea ha aderito, quindi gli accordi sul clima, gli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'ONU e anche questo processo di integrazione dell'Unione Europea che con il Next Generation EU diciamo, ha fatto un salto rilevante. Qual è l'obiettivo principale e dove sta il salto di visione? Il salto di visione sta nel separare diciamo, la crescita economica dall'uso delle risorse e nell'avere l'obiettivo di nel 2050 della neutralità carbonica, quindi arrivare a delle emissioni nette nulle di anidride carbonica. Questo aspetto è diciamo come posso dire molto molto rilevante da una parte, molto sfidante, ma porta a un cambio di paradigma, e questo poi
mi permetterà anche di collegarmi un po' con il tema delle professioni e di cosa viene richiesto oggi a chi vuole operare nel mondo agricolo e nel mondo della produzione. Concentrandoci sugli aspetti, il Green Deal europeo è un sistema complesso che va dall'economia circolare alla produzione di energia sostenibile, all'efficienza energetica, concentrandoci poi al tema della biodiversità di cui ha parlato il professor Biondi prima, concentrandoci sugli aspetti dell'agroalimentare, la linea guida è la strategia from farm to fork, quindi dal produttore al consumatore, che vuole arrivare a un sistema alimentare equo, sano, rispettoso dell'ambiente. Questa strategia anche qua affronta in modo globale le sfide poste dal conseguimento di sistemi alimentari sostenibili. L'idea è appunto riconoscere il legame tra persone sane, e qua c'è anche un tema economico dietro che è la spesa sanitaria, società sane e un pianeta sano, quindi l'ambiente. È una politica alimentare, non solo agricola, quindi affronta tutto il tema della filiera agroalimentare, dalla produzione al consumo, e però diciamo che si concentra degli obiettivi molto concreti e sfidanti, soprattutto per la fase agricola, che possono essere sintetizzati in questi aspetti, quindi riduzione, e questi sono i target al 2030 della strategia From Farm to Fork, riduzione del 50% dell'uso dei pesticidi chimici, riduzione del 50% delle perdite di nutrienti, quindi dei fertilizzanti nell'attività agricola, riduzione del 20% della perdita di fertilizzanti, riduzione del 50% dell'uso di sostanze antimicrobiche, quindi gli antibiotici negli allevamenti e nell'acquacoltura, 25% di superficie agricola ad agricoltura biologica. Insomma, stiamo parlando di obiettivi importanti e sfidanti che effettivamente costringeranno la produzione agricola ad un cambio di paradigma. Cosa vuol dire questo poi a livello di politiche agricole? Vuol dire, anche qua faccio un piccolo salto, vuol dire che la politica agricola dovrà avere un focus fondamentalmente non solo sugli aspetti come diciamo classicamente e da sempre ha fatto, legati alla competitività delle imprese e al reddito, ma un focus sempre più forte sugli aspetti dell'ambiente e del clima, quindi cambiamento climatico, tutela dell'ambiente, tutela del paesaggio, la biodiversità, tutela del benessere degli animali. Questi obiettivi faranno un po' diciamo il cuore della nuova politica agricola, quindi vengono a formare una sorta di pacchetto, se vogliamo, di obiettivi climatico-ambientali specifici per la politica agricola comune e per la sua capacità effettivamente di dare un contributo a quelle che sono la strategia generale From Farm to Fork e quindi al Green Deal europeo. Chiaramente questo poi diventa una sorta di costruzione dell'architettura della politica agricola, di cui non entro nel dettaglio, ma che vedrà fondamentalmente una focalizzazione verso le produzioni biologiche, verso le misure agro-climatico-ambientali e verso gli investimenti in tecnologie verdi. Quindi da una parte un minore impatto dell'attività agricola, dall'altro però anche un miglioramento, un'innovazione nelle tecnologie verso una maggiore attenzione all'ambiente. Che significa questo, e mi avvio verso la conclusione, per i giovani, per l'agricoltura e per le prospettive di lavoro a questo punto dei giovani? Mi concentro di più sul tema delle aree interne, visto che a parte l'Abruzzo è area interna e forse sono anche le aree dove l'agricoltura è più fragile e più in difficoltà. Parto da una ricerca recentemente realizzata che riguarda, è intitolata Riabitare l'Italia, che è proprio legata alle motivazioni per cui i giovani dovrebbero rimanere nelle aree interne e continuare le proprie attività nelle aree interne. L'agricoltura è un po' un perno di queste possibilità e diciamo che da questa indagine emerge
una percezione positiva dei giovani attualmente del lavorare nel settore agricolo. Quindi anche qua è un cambio di paradigma, se vogliamo, no? Se il settore agricolo, visto storicamente come un settore da cui andare via, da cui allontanarsi, questo è stato quello che è successo in Italia dal dopoguerra fino alla fine del secolo scorso, oggi è percepito dai giovani invece come un settore positivo, tant'è che c'è un ritorno all'agricoltura, anche se spesso difficile, così come c'è un ritorno, diciamo così, alla vita rurale, un ritorno alle aree interne, un ritorno alla montagna. Questo ritorno è legato spesso a modelli alternativi di business, più legati al territorio, più legati a prodotti tipici, più legati a tutto quello che è anche le comunità locali, okay? Integrati con gli altri settori, ad esempio con il turismo, e più legati a un'attenzione naturale verso quella che è la protezione dell'ambiente, la protezione del paesaggio agrario, della biodiversità. Quindi c'è una consapevolezza in chi fa questa scelta di continuare l'attività agricola, di ritornare all'attività agricola, della relazione tra produzione ed ecosistema. Consapevolezza importante che appunto è un po' il è un po' anche il, come posso dire, la continuazione, la coerenza con quello che è la strategia poi pensata anche a livello comunitario. Questa consapevolezza da sola non basta, perché deve essere accompagnata dalla formazione, deve essere accompagnata dall'assistenza tecnica, deve essere accompagnata da, dalla creazione di reti, di connessioni, di effettivamente per dare la possibilità a chi si riorienta verso il settore agricolo e soprattutto lo vuole fare in aree interne, in aree marginali, di avere comunque una qualità della vita e una società accogliente in grado di supportare le sue scelte. Ultimo passaggio, poi chiudo qui la mia relazione, va nel senso di quello che si diceva stamattina, di quello che diceva stamattina la direttrice di Alma Laurea, delle competenze interdisciplinari. Faccio un esempio di una startup giovane che ho intervistato proprio ieri nell'ambito di un progetto comunitario che stiamo seguendo, una startup nel settore agricolo composta da un studente di ingegneria ambientale dell'Aquila e da un dottorando in medicina veterinaria dell'Università di Teramo, quindi interuniversità anche in questo caso, che sta uscendo sul mercato con un sistema di un'applicazione, un sistema di rilevamento finalizzato al miglioramento dei pascoli per le aziende di pascolo estensivo, quindi tipiche ad esempio della pastorizia delle aree interne, in grado da una parte di migliorare l'efficienza dell'approvvigionamento idrico e alimentare degli animali e dall'altro di diminuire l'impatto del pascolamento sui pascoli attraverso una migliore gestione e conoscenza di quello che questi animali fanno sul proprio territorio. Questo vuol dire mettere insieme competenze diverse, vuol dire mettere insieme tecnologia con le conoscenze tradizionali, e quindi credo che possa essere un bel esempio di come da una parte come l'innovazione può contribuire a conservare e a portare avanti quello che poi sono le pratiche agricole tradizionali, e anche di come siano necessarie diverse competenze che si mettono insieme per effettivamente arrivare a quella che è l'applicazione concreta della transizione ecologica, di cui queste politiche che ho cercato brevemente di presentare si fanno portatrici. Grazie.
Sì, c'è un applauso qui, professor Chiodo, che tra l'altro la ringrazio per questo riferimento stamattina. Noi nella precedente sessione abbiamo ricollegato al discorso che è stato fatto stamattina, lei faceva riferimento all'intervento della direttrice di Alma Laura, e tra l'altro sicuramente lei per brevità della relazione non ne ha trattato, ma questa questione dell'agricoltura nelle aree interne, con questo successo che ebbe nel 400 qui in questo nostro territorio, no? Famosa coltivazione dello zafferano collegata a quella della pastorizia, è entusiasmante pensare che possa tornare quel periodo così d'oro per queste aree interne, no? Lì tutta un'economia, soprattutto quella aquilana, seconda città del regno dopo Napoli in quel 400, si è basata proprio sulle teorie che lei ha appena esplicato per il futuro. Quindi devo dire che questo collegamento passato-futuro è visto da un osservatore come me è francamente entusiasmante, anche alla luce, no, poi del riconoscimento della transumanza come patrimonio immateriale dell'umanità nel 2019 da parte dell'UNESCO, che è anche questo un bellissimo punto di partenza per le teorie che avanzava lei. E credo che, continuando su questo ragionamento, lei lo ha già introdotto, il preside, che nel nostro terzo intervento, il preside della Facoltà di Bioscienze dell'Università di Teramo, il professor Enrico Dainese, che è docente di biochimica, delegato del CUA per la sostenibilità, è stato delegato del rettore dell'Università di Teramo per le politiche di qualità di Ateneo. Quindi do la parola al professor Dainese, al preside Dainese, anche lui con l'ausilio di slide che abbiamo già approvato, quindi non credo che ci tradiscano, quindi le possiamo rilanciare, professor Dainese. Eccole qui, a lei la parola e grazie. Bene, buonasera a tutti, mi sentite? Perfettamente. Benissimo. Allora, il mio intervento ovviamente riprende, ringrazio i colleghi precedenti, perché riprende un po' quanto è stato detto prima, nel senso che ovviamente parlando di sostenibilità e transizione ecologica, come preside della Facoltà di Bioscienze, Tecnologie Agroalimentari e Ambientali, porterò l'esperienza della mia facoltà e del sviluppo di azioni di formazione e di ricerca a 360 gradi in questo ambito. Ovviamente, vedete anche quando scorrono le diapositive? Sì, sì, perfettamente. Quando parliamo di transizione ecologica, come è stato introdotto precedentemente dai miei colleghi, si parla di programmi di concertazione, di partenariati importanti, che devono andare ovviamente a contrastare i cambiamenti climatici, a fare interventi a vario livello. Il settore ovviamente del cibo, della biodiversità, e del, se volete, la riduzione allo spreco, vedremo, alimentare la riduzione allo spreco nella produzione agroalimentare è uno dei settori importanti che ovviamente anche l'ONU stesso, ovviamente con il vertice sui sistemi alimentari, il Food System Summit del 2021, che appunto si è concluso, ha avuto due eventi a Roma e l'evento più importante a New York, ovviamente è stato voluto dal segretario delle Nazioni Unite per il raggiungimento di quegli obiettivi di sviluppo sostenibile di cui abbiamo parlato prima. Sono settori ovviamente che sono strettamente connessi con lanciare obiettivi, soluzioni e azioni relativi a come si produce, ma anche a come si consuma il cibo. Quindi vedremo che oggi è stato accennato prima, c'è un incremento, una sovrappopolazione del pianeta, con più però di 820 milioni di persone che tutt'oggi soffrono ancora, non hanno accesso al cibo, soffrono la fame, più di 2 miliardi non hanno accesso ad alimenti sicuri. Quindi significa che nel nostro pianeta abbiamo ancora, se volete, una filiera frammentata, e nei paesi in via di sviluppo e quelli già sviluppati c'è una bassa fiducia del consumatore, ci deve essere una maggiore trasparenza, partecipazione e formazione nel processo di produzione degli alimenti. Quindi gli scopi sostanzialmente del vertice, il food system, sono stati quelli di garantire cibo sicuro e nutriente per tutti, proporre e passare modelli di consumo sostenibili,
stimolare la produzione positiva per la natura, ovviamente su scala sostenibile, sufficiente per tutti, promuovere mezzi di sussistenza equi e di distribuzione del valore e costruire resilienza a vulnerabilità, shock e stress delle filiere alimentari. Ora, gli esempi che abbiamo potuto sviluppare presso la nostra università, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, io faccio parte del tavolo filiere agroalimentari del Ministero, ed è un tavolo dove vedremo abbiamo potuto organizzare insieme la Giornata Mondiale dell'Alimentazione dal 23 al 27 settembre su questi temi di cui ho parlato prima a Teramo, ma anche sostenere il tavolo nell'ambito del Food System Summit, organizzando a Teramo un evento, un independent dialogue. Voi sapete che questo Food System è stato organizzato con diversi independent dialogue. Bene, l'Italia, attraverso il tavolo delle filiere agroalimentari del MAECI, insieme appunto al professor Segre, al Marco Lucchini e al sottoscritto, abbiamo organizzato questo tavolo sulle perdite, le eccedenze agroalimentari, lo spreco domestico, la dieta mediterranea, e abbiamo presentato un documento che vedremo oggi, cercherò di riassumere i punti salienti, che peraltro ha avuto un documento condiviso, ancora aperto, che presenta di fatto la visione, l'impegno, le azioni e gli obiettivi del sistema agroalimentare italiano. Quindi il contesto era il tavolo appunto di Food System, coinvolgendo ovviamente in questa redazione del documento tutti gli studenti delle nostre università, perché di fatto la metodologia ha previsto la partecipazione di 54 fra enti, associazioni, federazioni, fondazioni, comuni, ma una rete delle università italiane che di fatto è rappresentata dalla Conferenza Nazionale per la Didattica Universitaria di Agraria, quindi tutte, se volete, le facoltà d'Italia che contengono corsi di agraria o nel settore agroalimentare. Il risultato è stato un coinvolgimento degli studenti nella redazione di questo documento, una presentazione del documento al Food System Summit, una interazione positiva, costruttiva con gli altri due independent dialogue che erano stati organizzati, e le azioni e gli impegni relativi a questa azione appunto di presentazione del documento sono stati relativi a quattro azioni principali: ridurre le perdite agroalimentari nei passaggi della produzione agricola fino alla distribuzione, incrementare il recupero delle eccedenze agroalimentari al fine di una migliore distribuzione di accesso al cibo da parte a tutti, favorire la prevenzione dello spreco alimentare a livello domestico ed extradomestico, promuovere l'adozione di una dieta ovviamente che sia sana e sostenibile, patrimonio mondiale dell'UNESCO, dieta mediterranea, che sia però accessibile a tutti, e vedremo un modello alimentare che può essere anche target per le popolazioni impoverite dalla pandemia. Ora, per quanto attiene il primo punto, io vi indicherò dei punti salienti, ma il primo punto è stato identificare nei settori agroalimentari quali siano gli aspetti primari con punti critici, causa effetti, problematiche maggiori per quanto riguarda lo spreco, e quindi la riduzione della variabilità di produzione in campo e l'introduzione dell'agricoltura di precisione, la riduzione delle perdite dovute a patogeni, parassiti, ovviamente con preservazione della salute del suolo, la riduzione, quindi come obiettivo, della rigidità negli standard estetici commerciali degli alimenti, dei sistemi di produzione e raccolta più efficienti e sostenibili. E in questo ambito, solo per citare alcune delle azioni che sono state proposte nel documento, ripeto, è condiviso e presente nel sito dell'Università di Bologna, del sito dell'Università di Teramo, del sito del Banco Alimentare, quindi, e di tutti gli stakeholders che sono stati coinvolti. Quindi il miglioramento delle condizioni di trasporto, trasformazione e conservazione, per esempio, dei prodotti agricoli, per esempio lo sviluppo di imballaggi naturali o rivestimenti, per esempio, bioedibili o addirittura con biopolimeri in grado di rilevare quando il prodotto sta per scadere, e quindi una biotecnologia anche applicata al settore agroalimentare.
una necessità di una formazione agroalimentare continua, sia degli, ovviamente una formazione fatta all'università, ma anche degli operatori della filiera. La necessità di introdurre i marchi di qualità, i marchi di qualità che però siano strettamente e solidamente legati a biomarker con solide basi scientifiche, perché altrimenti sono marchi solo esteticamente belli, ma che non hanno nessuna solidità scientifica. Produrre ovviamente una agricoltura di tipo 4.0, cioè fare dei marchi unici e comunitari che possono identificare e certificare questa sostenibilità anche in termini di evitare appunto gli sprechi di filiera e di emissioni. Ora, per quanto attiene alle azioni a livello delle aziende, quindi a livello, dal punto di vista professionale, che riguardano anche tutti i nostri studenti, ovviamente laureati, favorire ovviamente l'integrazione delle filiere corte. Si è parlato prima dei cibi locali, si è parlato della valorizzazione delle aree interne, e questo sicuramente, meno trasporti, meno packaging, favorire anche forme dirette di comunicazione dei contratti di filiera, la possibilità di programmare l'offerta e la gestione, fare in modo che la cultura delle aree interne di fatto sia trasmessa anche alle aree metropolitane, la cultura dei cibi ovviamente e dei prodotti tipici locali che vedremo sono legati alla dieta mediterranea anche per un aspetto salutistico, devono essere fortemente correlati e valorizzati dal punto di vista scientifico, e questa diffusione poi deve entrare anche nelle aree metropolitane. Ma prevedere anche strumenti per la gestione dell'emergenza alimentare. Abbiamo visto come la pandemia di fatto abbia incrementato il numero di poveri, di persone che non hanno accesso al cibo, e quindi bisogna rafforzare la resilienza dei sistemi agricoli con una maggiore food security a livello e su food safety anche a livello europeo. Ora, la cosa importante è, per quanto riguarda le perdite, ovviamente fare per esempio un riutilizzo dei prodotti di scarto della filiera, introdurre in agricoltura e gestione sostenibile dei patogeni, dei parassiti, e di fatto andare a verificare gli stress abiotici e le malattie post-raccolte lungo la filiera alimentare, l'adozione di strumenti ovviamente che siano efficaci e sostenibili come bioagrofarmaci, biocontrollo, quindi fare un'agricoltura di precisione. Si parlava prima degli aspetti della favorire la produzione locale, dall'altra parte un'agricoltura intensiva sostenibile, sono entrambi aspetti della stessa medaglia che in qualche modo possono migliorare la sostenibilità ecologica. Dal punto di vista ovviamente della distribuzione, incentivare l'autoimprenditorialità. Voi sapete che ci saranno e sono già in atto politiche agricole per i giovani e anche per l'imprenditorialità femminile, soprattutto nelle aree interne, nell'area agricola. Quindi la promozione di fatto di conoscenze dei prodotti locali anche all'interno delle grandi aree metropolitane, favorendo l'indoor agriculture, vertical farming, piuttosto che la conoscenza ancora e la valorizzazione, vedremo poi, dei prodotti agroalimentari tipici e soprattutto dei prodotti autoctoni. La cosa importante è che per quanto riguarda anche il recupero delle eccedenze, un migliore accesso al cibo da parte di tutti. Marco Lucchini, un altro insieme a Andrea Segre, che ha fatto parte di questa gestione, di questo documento, di fatto dobbiamo applicare le normative italiane e quelle europee per quanto riguarda la Food Dimension, ma anche gestire le eccedenze secondo la Food and Drink Hierarchy, per cui fare anche un supporto alle aziende che operano in questa direzione, che diano quindi iniziative di recupero dell'eccedenza alimentare, e anche aiutare a definire quali sono i processi all'interno della produzione agroalimentare che aiutino a recuperare appunto gli scarti e le risorse all'interno delle aziende.
Un esempio per tutti, che cos'è la data di scadenza? Per esempio questo viene proprio da Marco Lucchini di Banca Alimentare. La data di scadenza è qualcosa che definisce la data in cui un alimento deve essere tassativamente consumato oppure no. In realtà noi potremmo consumare l'alimento anche dopo la data di scadenza, e quindi attraverso azioni di conoscenza di quanti, per quanto tempo di fatto la shelf life dell'alimento è sicura, può aumentare anche la possibilità di distribuzione dell'alimento e la possibilità della food donation, appunto, e di concertazione tra le aziende agroalimentari. Quindi progetti di innovazione con partenariato tra enti di ricerca e enti del terzo settore sono molto importanti, e contributi per la trasformazione dell'ortofrutta, che di solito è soggetto al ritiro dal mercato. La cosa importante è favorire la prevenzione, significa poi lavorare anche a livello domestico ed extradomestico, cioè da un lato ovviamente cambiare le cosiddette abitudini alimentari per una migliore economia domestica, e rilevare poi i dati, ovviamente quelli quantitativi, dello spreco alimentare sia nella ristorazione, nelle mense scolastiche, ma anche a livello domestico. E quindi un impianto di tassazione che in qualche modo vada a premiare coloro che riescono a introdurre nella loro produzione il principio dell'economia circolare, di fatto che rendano un sistema, diciamo, dare un incontro a una migliore gestione degli scarti per limitare gli sprechi. Poi l'importante è che ancora oggi meno del 2% dei rifiuti organici viene valorizzato, quindi nell'attuale sistema lineare che prevede l'estrazione, produrre, usare, gettare, di fatto viene ad incrementare problematiche, devono implementarsi problematiche relative all'impatto ambientale, i problemi sulla salute, un incremento di emissioni di CO2 con conseguenze enormi di tipo economico. Quindi le nuove tecnologie e innovazioni stanno facendosi strada, e in questo la nostra Università di Teramo è impegnata con diversi progetti di ricerca per di fatto favorire metodologie e biotecnologie innovative, per esempio bioreattori con microorganismi, alghe, per la produzione di energia a più alta resa dagli scarti alimentari, ma comunque per favorire un'economia circolare. E la cosa importante, last but not least, il quarto obiettivo, promuovere l'adozione di una dieta sana e sostenibile. La dieta mediterranea di fatto è riconosciuta come patrimonio dell'UNESCO perché diversi studi di tipo epidemiologico hanno dimostrato l'impatto sulle due principali cause di morte, patologie cardiovascolari e tumori, ma quello che va conosciuto ovviamente è comprendere quali sono i composti bioattivi, oggi si parla di nutraceutica, contenuti nei prodotti tipici, e promuovere sostanzialmente quella valorizzazione di quelle produzioni locali tipiche dell'area mediterranea che contengano questi prodotti. La cosa importante è che qui, da un punto di vista comunicativo, formativo e di ricerca, possiamo fare la differenza come università, come formazione. L'approccio deve essere sempre multidisciplinare, ma deve tenere conto che se noi raccontiamo storie di legame con il territorio, che la storia del territorio è importantissimo, ma il legame degli alimenti alla storia del territorio deve essere associato a dati scientifici rigorosi, solidi, forti, che ne dimostrino, uno, la tipizzazione genetica, quindi anche l'introduzione di nuove specie autoctone e, per esempio, il riconoscimento delle stesse, e due, l'identificazione dei composti bioattivi che possono dare degli effetti sulla salute, che poi devono essere trasferiti al consumatore, che deve essere consapevole del fatto che, utilizzando uno stile di vita alimentare di un certo tipo, può contrastare patologie. Un esempio di alcuni composti che ormai sono noti della dieta mediterranea che contrastano le patologie. Quindi parlare di cibo nelle scuole, l'educazione alimentare, significa parlare di alimentazione, agricoltura, ambiente, ma anche legare la storia, la filosofia, l'ecologia, l'antropologia e anche l'arte, perché no, alla scienza, quindi l'aspetto multidisciplinare di cui si parlava prima. Cosa importante, abbiamo promosso la terza conferenza mondiale sulla rivitalizzazione della dieta mediterranea, e ovviamente
in questo si va sostanzialmente a coinvolgere il cittadino in questo processo, a coinvolgere il settore agroalimentare, a far conoscere quelle che sono le tecnologie innovative di processo di un'agricoltura sostenibile, ma le ricerche scientifiche devono essere di supporto anche a una sostenibilità, diciamo, declinata nelle accezioni più significative che abbiamo citato prima con i relatori precedenti, quindi agroalimentare, ambientale, economica, ma anche sociale, e quindi cibo per tutti di fatto. Quindi è necessario operare in stretta sinergia con il territorio e con le aree interne, ma anche trovare e fare, creare degli scambi. Noi abbiamo i dottorati comunali attivati, che però sono in stretta relazione con le aree metropolitane. Parlavo prima di integrazione tra le aree metropolitane e le aree interne, è fondamentale questo processo. Nello studio del settore agroalimentare, una piccola parentesi della nostra università, noi abbiamo diversi aspetti ovviamente che vanno poi a creare quello che è il sistema agroalimentare, diversi aspetti di ricerca che lo caratterizzano e consentono ai nostri studenti poi di affrontare che cosa? Dei corsi di laurea che poi li inseriscano nel mondo professionale. Quindi abbiamo questi studenti di fatto che hanno partecipato anche alla stesura del documento del Food System 2021, che sono a Teramo dei corsi di laurea di biotecnologie, di scienze e tecnologie alimentari, di viticoltura e enologia, scienze e culture gastronomiche per la sostenibilità, corsi di laurea triennale di intensificazione sostenibile delle produzioni ortofrutticole di qualità. E abbiamo le magistrali in Food Science and Technology e le Reproductive Biotechnologies, due magistrali internazionali in lingua inglese e biotecnologie avanzate. Ovviamente gli sbocchi occupazionali, anche qui ne approfitto per parlare degli sbocchi dei nostri laureati, che sono strettamente connessi alle attività di ricerca del documento che abbiamo presentato. Le industrie alimentari, la filiera agroalimentare, i laboratori per l'analisi di alimenti, controllo di qualità, ristorazione collettiva e ovviamente la possibilità di iscriversi all'albo Collegio Nazionale Agrotecnico e Agrotecnico Laureato per i nostri laureati in STA, Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali Junior, albo dei periti agrari laureati. Poi, ovviamente, per quanto riguarda viticoltura e enologia, controllo e qualità di sicurezza dei vini, responsabili di aziende vitivinicole, tecnici viticoli e enologici, consulenti enologhi e quant'altro. Ovviamente non faccio l'elenco di tutti i nostri corsi perché potrei risultare noioso, anche il nuovo corso di L-Gastr, quindi va nella direzione dell'enogastronomia, diciamo, imprenditori in aziende dell'enogastronomia agroalimentare e della promozione marketing di alimenti, così come quelli in biotecnologie ovviamente vanno nelle biotecnologie agroalimentari, ma anche tecnici laboratori per i prodotti biotecnologici, anche qui possono iscriversi agli albi degli agrotecnici. La cosa importante è che tutte le attività di ricerca e di sviluppo della nostra università vengono condivise con i nostri studenti, con un più del 30% dei laboratori delle lezioni svolte in laboratorio, cosa un po' atipica ovviamente durante la pandemia, abbiamo dovuto addirittura organizzare dei video, ma adesso siamo tornati nei laboratori con visite in azienda e quant'altro. Concludo ringraziandovi per l'attenzione dicendo che, vista la rilevanza dei temi trattati nell'Independent Dialogue, il documento che abbiamo presentato al Food System 2021 rimane aperto ad ulteriori contributi e adesioni, oltre appunto a tutte le università italiane, 54 stakeholders, tre gruppi appunto imprenditoriali e associazioni cooperative e associazioni di settore. Ma aperto ancora ad altri contributi e adesioni, lo trovate nel sito web dell'Università di Teramo, dell'Università di Bologna e del sito del Banco Alimentare di Marco Lucchini. Grazie ancora per l'attenzione e un caro saluto. Grazie al Presidente Ainese, entusiasmante l'agricoltura 4.0, io ero rimasto a 2.0, quindi mi devo aggiornare al doppio. Se diciamo c'è qualche domanda che io sempre sollecito da parte degli studenti e dei partecipanti a questo talk, magari darei la parola un attimo al professor
Gianzanti, se per rilanciare anche lui su qualche tema, così facciamo, se siamo d'accordo, un piccolo giro, abbiamo circa un quarto d'ora di tempo per arrivare alla conclusione del nostro orario, quindi sfruttiamo questo secondo passaggio. Prego, professor Gianzanti. Grazie della parola. Ovviamente lo spaccato che è venuto fuori sicuramente è molto interessante e veramente multidisciplinare. Quello che io volevo sottolineare, se possibile brevissimamente, è cercare di far capire ai nostri ragazzi che si affacciano al mondo del lavoro due cose. Uno, l'Abruzzo, Regione Verde d'Italia ed Europa, come può accogliere queste professionalità ed eventualmente se tutto ciò ha un riscontro immediato nella self-employability, cioè sull'auto-imprenditorialità dei nostri ragazzi che stanno per uscire dai nostri corsi di studio. Allora, cominciamo dal professor Biondi, facciamo un piccolo intervento. Prego, professore. Allora, diciamo che io sarò brevissimo, ma non per mia volontà, ma per quanto quello che c'è da dire riguardo a questa domanda è poco. Perché? Perché in maniera intrinseca io già ho comunicato all'interno, diciamo, del mio intervento il fatto che manca soprattutto in una regione verde come quella che è l'Abruzzo, che è una regione che ospita tre parchi nazionali e un parco, diciamo, naturale regionale di altissimo livello che nulla ha da invidiare agli altri tre nazionali, però c'è scarsissima sensibilità a dare praticamente quelle che sono delle posizioni, a parte forse il parco della Maiella che ha avuto una sensibilità particolare perché ben tre dei dirigenti che al momento vengono dalla nostra università e vengono, diciamo, dai nostri dottorati in particolare, le altre molto spesso si affidano a professionalità che non sono professionalità in termini di livello anche di acquisizione di quelle competenze che vengono richieste. E purtroppo è una cosa che io dico sempre un po' ai nostri studenti, e per questo, diciamo, che prima non a caso ho richiesto il fatto che ci sia, ma sono anni che si sta combattendo per avere un albo professionale in qualche modo dedicato, che ci sia per l'appunto uno spazio ben preciso per quanto riguarda quelle persone che non siano facilmente sostituibili, addirittura per quanto riguarda i parchi, semplicemente da persone che sono associate, associazioni naturalistiche, associazioni, diciamo, di tutela ambientale, eccetera, che molto spesso paradossalmente è come se gli dessero lo stesso livello di quello che sono alcune delle nostre lauree che noi diamo. Quindi il discorso, come dicevo prima, non è il fatto di non avere formazione, di non avere, diciamo, capacità in qualche modo formativa in questa direzione, ma per quanto riguarda, diciamo, la tutela della biodiversità e per quanto riguarda la conoscenza di quello che è l'ambiente naturale, purtroppo siamo troppo facilmente sostituibili, e questo può cambiare soltanto con una volontà ben precisa sia a livello nazionale e anche a livello regionale. Noi abbiamo più o meno 300.000 posti green, che possiamo definire intorno a quello che è il discorso legato alla natura, però potremmo veramente assorbirne almeno 10 volte tanto. Quindi da questo punto di vista, ecco, io mi auguro che ci sia un cambiamento, soprattutto legato anche a quelle che sono le esigenze e le richieste del programma, diciamo, di tutela della biodiversità 2020-2030, come ho detto durante il mio intervento. Il resto, ecco, c'è bisogno di un cambio generazionale da questo punto di vista. Ecco, prima di dare la parola al professor Chiodo, che volevo anche da lui un parere su questa scarsissima sensibilità che segnalava il professor Biondi degli enti principalmente coinvolti, volevo segnalare ai relatori che c'è una domanda online di Manuela Verini, credo che possa citare il nome di questa persona. Dice: buonasera, avrei una domanda per il professor Biondi. Per un laureato in scienze biologiche, quali possibilità occupazionali ci sono in ambito ente parco e affini? Sostanzialmente ha già risposto, però visto che la domanda è arrivata adesso, magari mi sembrava opportuno rispondere, professor Biondi. Sì, diciamo che in tecnologia ce ne sono moltissime, in tanti parchi, ecco, io non vorrei essere così negativo nella posizione, perché in realtà in tantissimi parchi ci sono persone che sono state assunte appositamente per le loro specifiche competenze, sia in ambito zoologico, sia in ambito ambientale in senso più ampio, sia in ambito anche botanico.
una sensibilità un po' diversa la viviamo proprio purtroppo nella nostra regione. Quindi da questo punto di vista io direi che il discorso del placement per quanto riguarda biologi di tipo naturalistico o ambientale è praticamente legato esclusivamente a un cambiamento di mentalità di quelli che sono sia diciamo gli enti a livello nazionale sia anche diciamo gli enti a livello locale, soprattutto per l'appunto quelle che possono essere le regioni con i loro assessorati eccetera e il Ministero della Transizione Ecologica per quanto riguarda la gestione dei parchi nazionali. Non ci dimentichiamo che una delle ultime leggi di gestione dei parchi nazionali, che adesso diciamo è un po' rientrata, però aveva addirittura escluso da quelli che erano i comitati direttivi dei parchi nazionali i rappresentanti di materie ambientali che erano rappresentanti anche delle università locali. Quindi questo diciamo ce la dice lunga su quella che è la sensibilità in tal senso. Professor Chiodo, qual è la sua opinione? E poi magari diamo la parola al professor Dainese anche per un intervento conclusivo, per tirare un po' le somme di questa nostra, di questo nostro talk. Prego. Io spero di aver capito bene la domanda perché si sente abbastanza male, però provo un attimo a fare due riflessioni sul tema. Allora, noi stiamo seguendo nell'ambito della facoltà un progetto di ricerca con il Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga, proprio intitolato Agricoltura Viva, cioè sulle condizioni per poter fare impresa agricola nelle aree interne, e credo che sia un po' insomma legato al ragionamento di cui si sta discutendo, nel senso che quindi occupazione, giovani, imprenditoria, il tema per quanto riguarda il settore agricolo è proprio nella possibilità, nella capacità di creare le condizioni perché i giovani possano fare impresa attraverso l'agricoltura, condizioni che sono diciamo di mercato ma sono poi anche condizioni socio-economiche, questo è un tema importante per le aree interne, e perché l'agricoltura è uno degli elementi che poi permette di conservare la biodiversità, di conservare il paesaggio agrario, di portare avanti quei valori di cui prima anche il moderatore accennava, una sorta, prima mi ricordo che il moderatore ha accennato alla transumanza, no? Quindi una transumanza 4.0, cioè l'idea è che noi dobbiamo innovare per poter effettivamente continuare a portare avanti quei valori che hanno caratterizzato il nostro territorio e il nostro paesaggio. Il paesaggio agrario, il paesaggio agrario tradizionale. Quindi oggi le condizioni, secondo me, a livello di strategia generale sono chiare, cioè la strada è tracciata in modo molto chiaro dall'Unione Europea con il Green Deal, con la strategia Biodiversità 2030, con la strategia From Farm to Fork, ed è una strada che poi vede anche un processo di risorse anche, quindi di integrazione europea che prima non sembrava ci potesse essere, quindi questi due anni hanno cambiato molto nella visione e anche nell'investimento che l'Unione Europea fa a livello di risorse economiche, e quindi la strada è tracciata e bisogna poi concretizzarla, bisogna poi renderla effettiva. L'impresa e soprattutto l'inserimento dei giovani attraverso l'attività di imprenditoriale, di imprenditoria sostenibile, può essere una strada, bisogna creare le condizioni perché possano effettivamente essere realizzate, e questo è collegato al tema dell'innovazione, quindi l'idea di innovazione, imprenditoria, creazione di occasioni occupazionali per i giovani, secondo me, e chiaramente ambiente, nel senso che poi il leitmotiv è quello, transizione ecologica, sono le parole chiave su cui insomma bisogna lavorare da adesso in avanti in questi anni.
Grazie professor Chiodo, grazie professor Chiodo, quindi chi meglio del presidente Ainese può tirare le conclusioni partendo appunto dalla domanda che ci eravamo posti, o meglio dal rilancio che aveva fatto il professor Biondi di questa scarsa, addirittura scarsissima sensibilità territoriale con la quale il sistema della formazione combatte. Professor Ainese, se tira le conclusioni di questa intensa talk, le saremo grati, grazie. Ma guardi, la conclusione diciamo è che sostanzialmente in tema di anche di PNRR, oggi stiamo per affrontare questo che è, diciamo, il piano Marshall in Italia, se non si ha un'ottica multidisciplinare, quindi mi riallaccio a quanto anche diceva il collega Biondi, se non c'è un approccio di tipo multidisciplinare nella risoluzione dei problemi, difficilmente si troveranno soluzioni a lungo termine. La cosa importante nel settore agroalimentare, ovviamente, che è quello che, se volete, riguarda un po' più da vicino all'Università di Teramo, la mia facoltà, è fuori discussione che bisogna fare la differenza rispetto a quanto sia ciò che è stato comunicato fino ad oggi, anche se volete tutto sommato dalle big companies agroalimentari, che comunque rispetto ad altre aziende nel mondo l'Italia ha un principio, diciamo, anche nel settore agroalimentare delle big companies, di maggiore attenzione al processo di produzione intensiva sostenibile. Quindi il grado della, diciamo, di attenzione allo spreco, il grado di attenzione alle problematiche della sostenibilità in Italia, questo va riconosciuto nelle imprese e nelle associazioni di categoria elevato. Ma per fare imprenditorialità, ovviamente, vanno, come abbiamo detto prima, valorizzate le produzioni locali, le produzioni delle aree interne, che si legano ai prodotti tipici, ai prodotti dell'area mediterranea. Per fare questo bisogna andare oltre la multidisciplinarità, bisogna fare dei processi di sistema, ci devono essere delle interazioni forti con gli attori locali e che anche con i politici locali, che riconoscono nelle università i vari expertise, ovviamente ognuna il suo, e ovviamente se mi devo occupare di recupero della biodiversità di un parco, ho le esperienze che sono state citate prima, se mi devo occupare ovviamente di recupero di specie autoctone per le produzioni agroalimentari, sono altre ovviamente gli expertise che devo tenere in considerazione, perché devo tenere in considerazione anche il mercato e quant'altro, ma una cosa non è indipendente dall'altra, perché la conoscenza della biodiversità delle specie del parco, per esempio, passa attraverso anche la conoscenza di specie che hanno effetti fitoterapici, quindi dell'Hortus officinalis classicamente noto. Quindi voglio dire cose che poi possono essere di interesse anche nel settore agroalimentare. Per questo voglio dire, l'approccio deve essere un approccio che noi all'università, voglio dire, siamo abituati nella nostra facoltà a gestire progetti di ricerca europei, a rendicontarli e a fare una produzione scientifica rigorosa. Queste tre parole chiave sono importanti: rendicontazione, possibilità di costruire attraverso partenariati delle strutture e delle attività formative autoimprenditoriali che poi, diciamo, portano valore aggiunto di formazione di skills nel territorio. Altrimenti, se non si mette insieme questo, non facciamo un'operazione che risolva delle problematiche pratiche a chi poi, diciamo, si trova ad affrontare anche le problematiche from farm to fork. Nel farm ci sono problematiche gestionali importanti che devono essere affrontate con l'aiuto di esperti professionisti. Grazie presidente Ainese, con precisione svizzera arriviamo a conclusione di questa talk e di la precedente tavola rotonda che c'è stata, quindi ringraziamo ovviamente tutti i docenti e tutti i partecipanti a questa prima giornata. Seguiremo, diamo appuntamento domani qui in questa stessa sede e sullo stesso link, mi pare, per quanto riguarda il webinar, alle 10.30 per la tavola rotonda lavoro dignitoso e crescita economica. Ringraziamo
diciamo, io ringrazio il professor Gianzanti che, andando oltre il suo ruolo di motore di questa iniziativa, mi ha supportato in relazione a temi molto specifici e molto particolari, che speriamo di essere stati tutti efficaci. Ringraziamo il servizio tecnico dell'università che ha dato tutto l'apporto, il massimo sforzo per la riuscita della doppia, in presenza e non in presenza, in webinar della dell'evento, ma soprattutto vorrei ringraziare la traduttrice nella lingua dei segni, che ha fatto uno sforzo fisico pazzesco dalle 3:30 ad ora, senza colpo ferire. La ringraziamo infinitamente. E d'altra parte il tema era anche l'hashtag, anche inclusione Abruzzo, quindi siamo decisamente inclusivi. Grazie a tutti, appuntamento domani mattina alle 10:30 qui in questa stessa sede, sullo stesso link. Grazie a tutti, grazie. Grazie a voi, grazie. Buona serata. Grazie, arrivederci. Arrivederci, grazie.